Benvenuti a questa solenne commemorazione ufficiale dei senatori Piero Barcellini, Luciano Pausi e dell'onorevole Elio Lagorio, quest'ultimo scomparso lo scorso 6 gennaio, che si tiene in occasione della presentazione del libro dei giornalisti Franco Mariani e Mattia Lattanzi, Firenze 1966, l'alluvione risorgere dal fango, edito da Giunti. Un evento organizzato dalla senatrice Rosa Maria Di Giorgi, segretario senatore del Consiglio di Presidenza del Senato, assieme all'Associazione Firenze Promuove, ente organizzatore da 20 anni, degli eventi ufficiali in ricordo del tragico evento e organizzato anche dalla casa editrice Giunti. Un ringraziamento particolare va al Presidente del Senato, senatore Biagio Grasso, per averci concesso la possibilità di tenere questa solenne commemorazione. Il Presidente del Senato ha mandato un messaggio di cui dà lettura la senatrice Di Giorgi. Anche intanto di salutarvi, di darvi il benvenuto, perché è un grandissimo piacere naturalmente avervi qui, così tanta Firenze qui a Roma in questa sala così prestigiosa, fiorentini, fiorentini d'adozione, fiorentini che adesso stanno a Roma, vedo delle presenze di grandi amici che hanno fatto con me un bel percorso a Firenze durante gli incarichi istituzionali che ho avuto l'onore di ricoprire in città. E qui quindi con gli amici che poi stanno dietro questo banco e che ci portano questa sera in un cammino, in un percorso che credo sarà per voi tutti molto interessante. Naturalmente benvenute alle famiglie di coloro che noi stiamo commemorando e credo e spero che la serata possa essere davvero di grande soddisfazione. Per me lo è già vedervi qui in quel così tanto numero e così un pubblico così altamente qualificato, credo che sia già una risposta alla bontà dell'iniziativa e per questo ringrazio coloro che l'hanno voluta qui. Vi leggo il messaggio del Presidente Grasso, con cui naturalmente ho parlato, e che ci dice che ringrazia molto per il cortese invito rivolto ed è molto lieto di poter ospitare questa manifestazione. Naturalmente si scusa, coincidente improrogabili impegni istituzionali già assunti, non gli consentiranno di essere presente. Devo dire che me l'ha proprio detto, perché lui, come sapete, tutti gli anni viene a Firenze anche per una manifestazione molto dolorosa, lui viene sempre nel ricordo dell'Accademia dei Geografi, dell'attentato, della strage, quindi è molto amico di Firenze e sarebbe venuto davvero stasera, ma proprio non c'è. E mi ha pregato di fare un saluto affettuoso a tutti voi. Desidero esprimere il mio personale istituzionale apprezzamento per questa importante iniziativa finalizzata a onorare e ricordare esponenti di spicco della dialettica parlamentare. Grazie al loro costante e proficuo impegno civile e politico e alla passione civica che li ha sempre accompagnati nell'affrontare i problemi pratici del nostro paese e in particolare della loro amata città, Firenze, partecipando attivamente e con responsabilità alla realizzazione del bene della comunità. Augurando pieno successo alla cerimonia, all'iniziativa editoriale, l'occasione gradita per inviare i più cordiali saluti. Il messaggio del Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Sì, questo mi è giunto, anche qui c'è un particolare saluto da parte del Ministro Orlando che ha voluto essere presente così. Ora naturalmente ringraziamo anche il sottosegretario Ferri che è qui con noi, ma mi ha inviato un messaggio che teneva molto che io leggessi e quindi lo faccio con molto piacere. La cerimonia odierna è l'occasione per dare al nostro tempo esempi luminosi di un impegno politico serio e competente a favore della comunità, particolarmente quando questo impegno è messo alla prova da fatti altamente drammatici, come furono per Firenze i giorni dell'alluvione, ai quali torna il libro che oggi si presenta. L'iniziativa unisce nel ricordo i nomi illustri del senatore Piero Barcellini, del senatore Luciano Pausi, del ministro onorevole Elio Lagorio, recentemente scomparso, di cui voglio ricordare in particolare l'impegno riformatore che si tradusse, primo ministro socialista di Castello della Difesa, nella profonda riforma della magistratura militare.
Tutti hanno legato il loro nome a Firenze e all'Italia. Tutti sono stati legati da un legame profondo con la città, con la sua anima popolare, con la sua cultura e con la sua umanità, con i fatti minuti della vita cittadina, ma anche con il corso lungo della sua storia e l'ampia raggiera delle sue istituzioni. Tutti vissero con grande passione e forti idealità la loro dedizione al servizio del Paese. Tutti diedero esempio di una politica solida, fattiva, radicata nelle tradizioni e nei costumi del Paese, percorsa anche da contrasti aspri, ma sempre intrisa e contenuta da un profondo senso civico. Mi si è consentito però rivolgere in modo particolare un pensiero alle responsabilità che Luciano Bausi assunse a livello nazionale come sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, dimostrando in quella veste un grande interesse per lo stato delle carceri, per l'umanità che vive e soffre in condizioni di detenzione, a cui egli sempre ritenne che lo Stato dovesse offrire una possibilità vera di riscatto sociale. È un impegno che sento vicino e al quale voglio rendere omaggio. Quando lo scorso anno ho convocato gli Stati Generali dell'esecuzione penale, un'iniziativa larga rivolta non solo al mondo di dentro ma all'intera società, al fine di promuovere anzitutto un ripensamento complessivo del sistema penitenziario, ho dovuto purtroppo constatare con qualche amarezza che non sono molti i pezzi dell'incastro politico e culturale in cui viviamo oggi ai quali poter attingere per promuovere una riforma dell'ordinamento penitenziario non gravata né pregiudicata nei suoi percorsi e nei suoi esiti dalle paure e insicurezze crescenti che attraversano la società. Per questo mi preme ricordare l'esperienza di Luciano Bausi al Ministero che attualmente dirigo, perché egli ha vissuto dentro quella cultura del popolarismo cristiano che non è stata soltanto un architrave della Repubblica Italiana, ma anche fornito un ricchissimo giacimento di sensibilità, di esperienze e di umanità, al quale è ancora possibile ricorrere quando si tratta di ridisegnare i percorsi di reinserimento, di risocializzazione, di ricomposizione e riparazione delle fratture e delle ferite che sono dentro le storie del carcere. E qui ricorda, tutti ricordano la visita straordinaria di Madre Teresa di Calcutta a Pianosa, che fu letteralmente un'invenzione di Bausi, e le sue doti organizzative, ma anche direi della sua fertile capacità di immaginazione. Io vorrei però ricordare uno dei frutti più importanti di questa tradizione, la legge Gozzini, una legge di iniziativa parlamentare presentata dal senatore Mario Gozzini, altro illustre cittadino fiorentino, con la quale si provava a favorire concretamente i tratti rieducativi del percorso detentivo. La legge fu approvata dal Parlamento italiano a larga maggioranza, la sola opposizione del movimento sociale, ma quel disegno di legge era in realtà confluito anche il disegno di legge di Bausi e del ministro di Grazia e Giustizia di allora, Mino Martinazzoli, che strinse con Bausi un fertile sodalizio umano, politico e intellettuale. E qui era già il progetto l'idea che il baricentro della risposta sanzionatoria penale dovesse spostarsi verso sanzioni di comunità, cioè di esecuzione nel territorio, meno onerose per lo Stato, meno afflittive per il condannato, più efficaci nella prospettiva della sua riabilitazione sociale. Bausi aveva lo spessore culturale e politico, oltre che l'esperienza e la capacità professionale, per comprendere tutto ciò con grande anticipo sui tempi. Per questo, per la coerenza e la linearità di un impegno di cui la politica italiana, non solo Firenze, ha potuto giovarsi, sono davvero lieto di aver portato questo mio messaggio di saluto ai partecipanti alla commemorazione che oggi ne evoca la figura, insieme a quelle altrettanto eminenti e significative di Pietro Bargellini e Andrea Orlando. Grazie senatrice, un altro ringraziamento va al senatore Sergio Zavoli che nel 1966 era il conduttore del TG1 e che oggi è in qualche modo il nostro padrone di casa in quanto presidente della commissione del Senato che vigila sulla biblioteca del Senato. Il senatore Zavoli doveva essere qui con noi, disgraziatamente ha una certa età e quindi non sempre può adempiere ai suoi doveri istituzionali, ma lo vogliamo ricordare con questo brevissima pillola del telegiornale originario del 1966, la voce che sentite da Firenze è quella del collega immancabile che anche lui ci ha lasciato qualche tempo fa, consigliere dall'Alto Tribunale, Marcello Giannini, all'epoca capo redattore della RAI. Prego. Il
se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore. Arriva perfettamente. Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani, è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Posso tranquillizzare però chi sta in ascolto, perché poco fa qualcuno di noi è sceso giù per misurare l'acqua e a dita, con le manco le dita della mano. Bene, l'acqua è scesa. Fra le tante, Firenze è l'unica città dalla quale non siamo purtroppo, fino a questo momento almeno, riusciti ad avere le immagini che documentano il flagello. Un saluto a tutte le autorità militari, civili, ai parlamentari, ne citerò soltanto alcuni, partiamo dal sottosegretario della giustizia Cosimo Ferri, abbiamo la senatrice Stefania Giannini, vado un po' a braccio, la senatrice Bencini Alessandra, il senatore Maurizio Romani, il senatore Enrico Bueni, ovviamente il presidente dell'ex presidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini, nonché presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, tanti rappresentanti dei rispettivi, e questo lo voglio sottolineare con grande gioia e ringraziamento, dei capi di Stato Maggiore della Difesa, dell'Esercito, dell'Aeronautica, della Marina, dell'Arma dei Carabinieri, anche l'Associazione Nazionale Carabinieri, abbiamo gli allievi del 59esimo corso, la non ultimo la presidente della Corte d'Appello, dottoressa Cassano, che ve l'ho già detto, ve l'ho annunciato, ve lo devo fare pubblicamente, è il più bel sorriso che abbiamo a Firenze tra i magistrati. Grazie. Abbiamo il rappresentante del comandante generale dell'arma della Guardia di Finanza, Toschi, che è stato a Firenze, abbiamo anche altri rappresentanti delle altre forze armate, abbiamo il prefetto Tagliente che a Firenze è stato questore e quindi ha vissuto in un momento anche caldo della nostra città. E tutti gli altri, i parenti e tutti quanti, spero di, ovviamente abbiamo i due gonfaloni della regione Toscana e del comune di Firenze, ma poi vi diremo grazie a tutti. Abbiamo poi il presidente del Consiglio Comunale Catania Viti, certo, che rappresenta il sindaco. Stiamo aspettando, ma per chi lo conosce lo sa, il nostro presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni. Grazie anche a tutti gli altri intervenuti, voglio sottolineare che sono la maggior parte venuti appositamente da Firenze per rendere omaggio a questi tre grandi fiorentini. Non possiamo che fare una particolare menzione anche per la rappresentanza degli allievi sottufficiali dei carabinieri del 59esimo corso, quello del 66, che furono a Firenze alluvionati e poi angeli del fango. Sono guidati dal portavoce, liberatore Francesco Memoli. Tra le autorità abbiamo anche il generale Ugeo, che salutiamo, rappresentante del presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di cui il gruppo fa parte. Il libro ripercorre per la prima volta dopo 50 anni la loro storia, riconoscendo l'importante ruolo svolto anche dall'arma e soprattutto i numerosi atti eroici di quei giovani di allora che salvarono numerose vite umane quel giorno. Due di loro per questo sono stati anche decorati con la medaglia d'argento al valor civile. Grazie per la vostra partecipazione e per quanto voi assieme ai vostri compagni faceste 50 anni fa. E non possiamo esimerci in questa occasione di memoria da rivolgere un deferente pensiero alle inermi vittime che perirono a causa dell'alluvione. 35 è il numero ufficiale, ma come risulta dalle nuove indagini condotte da Mariani e Lattanzi, documenti alla mano, i morti sono stati molti di più. Tra gli eroi ricordiamo anche quei giovani che salvarono il rione di San Salvi, capitanati dall'allora giovane curato, oggi cardinale di Perugia, Monsignor Gualtiero Bassetti, e qui abbiamo la signora Luciana Buccioni Bernardini, l'unica assieme al cardinale Bassetti ancora in vita del gruppo.
così come sono presenti i figli dell'allora direttore dei carceri fiorentini, Michele Ferlito, che davvero eroe riuscì a sedare una rivolta dei detenuti che avrebbe avuto conseguenze tragiche. Oggi dunque siamo qui per fare memoria e per ringraziare. Apre la commemorazione la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, che prima di essere eletta in Senato ha ricoperto l'ufficio di assessore del Comune di Firenze con alcune deleghe che furono negli anni 60 dell'allora assessore Piero Vaccini. Io soltanto per rinnovare la mia gioia per essere qui e per aver messo a disposizione questa sede. Io pensando a questa manifestazione, tante sono state le manifestazioni che abbiamo potuto seguire a Firenze e per i pochi romani che oggi ci sono, perché probabilmente la maggior parte dei presenti è stata anche ospite delle varie istituzioni fiorentine che hanno voluto commemorare ciascuno dal proprio punto di vista quell'evento tragico che alcuni di noi ricordano. Io ancora allora ero piccola, una volta tanto, ma non ricordo cose molto bene, non ricordo benissimo perché ero piccola. Ormai sempre più, no, ci sono i ricordi invece che sono molto intensi, perché evidentemente sono anche più recenti, in una vita che ormai è abbastanza lunga. Però ricordo molto, ricordo il servizio, ricordo mio fratello che andava in giro a fare a levare il fango dai libri, a togliere il fango dai libri alla Biblioteca Nazionale, ricordo tanti amici e ricordo la prima volta che andai in centro qui. Lì successe qualcosa di drammatico. Io ho ritrovato, quindi in quel senso, poi proprio pensando agli amministratori di allora, agli amministratori che ricordiamo oggi, ai sindaci, agli assessori di allora, ecco, mi rendo conto, proprio perché ho fatto quel mestiere, ecco, di quanto debba essere stato tragico e drammatico nel giro di pochissimo prendere decisioni rapidissime e mettere in campo le forze che, come sapete, allora ancora non erano così organizzate come oggi, che se ne dica, rispetto ai disastri naturali, e quindi che dovettero anche molto lavorare di inventiva. Questa è stata una delle loro caratteristiche, proprio lavorare di inventiva, in particolare con grande dolore, ma anche cercando di rispondere a quell'emergenza. Io ho trovato il comunicato ANSA di allora, quello che avvertì l'Italia, che avvertì il mondo, non so, probabilmente lo citate anche. Quindi Firenze, dice l'ANSA, è un immenso lago immerso nelle tenebre, di acque limacciose che si estendono per oltre 6 km quadrati nei quartieri a nord dell'Arno, in un'area imprecisata nei quartieri a sud del fiume. L'inondazione, la più grossa dal 1270, interessa 2/3 della città. Manca l'acqua, manca il gas, l'energia elettrica. L'energia elettrica è erogata soltanto in alcune zone, il telefono non funziona. La situazione è drammatica nelle case di abitazione e negli ospedali. Anche nelle zone risparmiate dall'inondazione scarseggiano i rifornimenti alimentari, nelle altre è impossibile l'approvvigionamento. E poi ancora, alle 21.42 del 4 novembre, sempre l'ANSA batte quest'altro comunicato. L'Arno è straripato in Firenze poco prima delle 5, all'altezza della località Rovezzano, in un breve tratto del Lugano Acciaiolo e del Lugano delle Grazie. Le linee telefoniche ancora interrotte, Firenze completamente isolate, ancora via alle 10.42. E queste notizie che arrivavano, ma nessuno ancora ci poteva credere. E quindi continua a piovere, sempre l'ANSA. I mezzi di soccorso non riescono a raggiungere la città a causa delle interruzioni stradali. Questo alle 14.51. La situazione si fa sempre più drammatica, sempre l'ANSA. In via Campo di Fiori 16 famiglie sono sui tetti delle case in attesa dei soccorsi. E poi ancora, numerosi salvataggi sono stati effettuati nel centro della città con i mezzi anfibi. Abbiamo ricordato ultimamente a Firenze, in una manifestazione della polizia, allora una delle poche, purtroppo stando qui a Roma non ho potuto partecipare a moltissime, quando tanti, anche dei poliziotti, hanno fatto una loro manifestazione, tanti poliziotti che hanno ricordato il loro servizio nei vari ambiti, perché poi qui si parla di Firenze, ma c'era tutta la provincia, naturalmente totalmente allagata e quindi con tutte le persone completamente isolate. E quindi
poi in fondo l'ultimo, il 5 novembre, sì, di quando l'Arno cominciava ad andare a ritirarsi, una città di fango, dice l'ANSA, con migliaia di persone che vagano per le strade. Non ci sono curiosi ad aggirarsi smarriti in questa scena allucinante. In questa scena allucinante ci sono gli abitanti. E lì, ecco, immagino cosa deve essere successo in Palazzo Vecchio e cosa poi viene raccontato nel libro e cosa forse nei ricordi anche personali di coloro che sono presenti qui viene ricordato. È arrivato il presidente, quindi mi interrompo, il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giarri, che è arrivato prestissimo. Meno esordisco con la fascia del Senato. Certo, a Roma nella sala del Senato. Grande piacere Eugenio averti qui. Eugenio Gianni, che è stato naturalmente uno degli animatori delle tante manifestazioni che ci sono state a Firenze sull'alluvione, e devo dire, forse non abbiamo ancora ricordato, l'avevi scritto nel comunicato stampa, questa è la manifestazione, diciamo, di chiusura di tutti gli eventi, e quindi sono ancora più onorata di essere qui a questo tavolo, perché è chiaro che ho anche un po' di emozione rispetto a questo. Quindi amministratori che hanno dovuto fare tutto, hanno dovuto organizzare tutto, hanno dovuto stare vicino ai cittadini, e quel sindaco è stato un riferimento. Io ho raccolto ricordi, racconti da parte delle persone che vedevano in quel sindaco, e naturalmente nei suoi collaboratori allora, ma lui come elemento fondante, vedevano colui in cui rivolgersi. Ricordate che erano 50 anni fa, insomma, non è che poi ci fossero le informazioni che adesso siamo abituati a sentire, non c'era granché dal punto di vista della comunicazione. Sì, e mi ricordo Sergio Zavoli, che naturalmente mi prega di salutarvi moltissimo, era anche ieri con noi, ma insomma si deve operare, quindi insomma non è proprio il momento, era dispiaciutissimo perché mi aveva detto subito sì, dice, perché racconto, dice, ricordo molto, mi disse anche ieri, dice, ricordo molto di quel periodo, dice, saluta con grande attenzione. Lui ricordò, mi diceva appunto che non riuscivano poi ad avere le notizie da Firenze, era questo il problema, non riuscivano ad avere nelle prime ore, e quindi qualche cosa inventavano e qualche cosa comunque cercavano di dire, quindi le comunicazioni erano, quindi le persone nelle case, delle periferie, poi non è che sapessero granché di quello che era successo a Firenze. E devo dire anche io, tanti di noi che non abitavamo nel centro di Firenze, non è che ci siamo poi resi conto fino in fondo, ma nemmeno le persone forse un po' più adulte di me, ma che insomma non vivevano, non avevano a che fare molto con il centro, perché non arrivarono le immagini. Mancava l'acqua, sì, ma in alcune zone non mancò nemmeno, e quindi è chiaro che tutto. Poi via via, ecco, io ricordo questo, via via, e tanti me l'hanno raccontata anche così, via via ci siamo resi conto come fiorentini dell'enormità di ciò che era successo per tutti, per le persone che qui bene, finalmente viene detto forse con precisione quanti poi morirono allora, ma anche dell'immenso danno al nostro patrimonio, il danno che ancora oggi stiamo recuperando, stiamo continuando, ogni tanto arriva l'inaugurazione, la presentazione, le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni fiorentine lo sanno, inauguriamo questo che era stato il tal dipinto oppure la tale opera che era stata alluvionata e che con il lavoro dei grandissimi esperti e tecnici eccezionali, irraggiungibili che abbiamo a Firenze, l'ufficio delle pietre dure, laboratori legati agli uffizi e via dicendo, che via via recuperano. Quindi ancora siamo a recuperare e c'è moltissimo ancora da recuperare del patrimonio alluvionato in termini di libri, in termini anche di altre opere d'arte, perché è evidente che poi sono state recuperate alcune, tante opere d'arte, ma naturalmente non tutte, e quindi ancora c'è questo lavoro che continuerà nei decenni, per cui il danno che viene fatto al patrimonio in un paese come l'Italia, sempre in occasione recentemente sappiamo di cosa tutti stiamo pensando, al terremoto, ma di alluvioni eccetera, è sempre un danno enorme alla nostra identità, anche alla nostra cultura, a tutto ciò che il nostro paese rappresenta. Quindi da questo punto di vista Firenze è stato un po' il simbolo di tutto questo, ed è ciò che tutti
che in qualche modo ha dato la spinta, anche, ha dato la spinta per organizzare ciò che è possibile per il recupero e anche per la difesa. Quindi sono partiti da allora, direi, dopo l'alluvione di Firenze, anche tutti i piani che puntano a fare in qualche modo a prepararsi all'evento che può sempre giungere. Quindi c'è proprio una cultura diversa relativamente alla protezione dei beni, dei beni culturali, e non solo, che nasce in quegli anni a Firenze e che poi via via si sviluppa. E quindi io vedo qui il nostro ex ministro Giannini, quanto sia importante anche all'interno delle scuole introdurre questo tema, introdurlo proprio perché c'è necessità che, visto il contesto in cui viviamo in Italia, visto questo contesto, quanto sia necessario che tutti, uno per uno, siamo in grado di reagire in qualche modo ad eventi calamitosi che evidentemente poi possono colpire e anche abbastanza frequentemente colpiscono il nostro paese. Quindi ecco l'idea di amministratori che allora orientarono il popolo di Firenze, ma nello stesso tempo anche contribuirono a creare qualcosa di nuovo, contribuirono a creare un sistema di protezione civile che a pezzi, diciamo, poi si è venuto sviluppando e che adesso rappresenta ciò che attualmente abbiamo e di cui il nostro paese, grazie al cielo, può usufruire. L'onorevole Luca Lotti ricorda come anche chi, come me, per motivi anagrafici non ha vissuto quelle ore così tragiche, rivive l'emozione di un passaggio importante della nostra storia recente e non vuole rimuovere o dimenticare quella pagina di grande passione civile, cosa ha significato nella gestione della fase acuta dell'emergenza e quindi nella faticosa ricostruzione. Il ministro Lotti è anche un ideale staffetta, dice l'onorevole, avendo tutti e due ricoperto l'ufficio di capo di gabinetto del sindaco di Firenze, nelle giunte di Micello e Poenese, ma anche perché Elio Lagori è stato ministro dello sport, doveva intervenire portando il suo saluto istituzionale, ma non è riuscito a liberarsi e ha mandato quindi un messaggio di cui da lettura Franco Mariani. Gentile senatrice Di Giorgi, nel ringraziarla dell'invito desidero esprimere il mio sentito apprezzamento ai giornalisti Franco Mariani e Mattia Lattanzi per questa importante pubblicazione che racconta, con le immagini, come l'alluvione del 1966 sconvolse non solo la Toscana, ma direi l'Italia intera. Il tributo dedicato all'onorevole Lelio Lagorio, scomparso da recente, e ai senatori Piero Bargellini e Luciano Bausi, che fecero risorgere Firenze dal mare di fango, tiene accesa la memoria. E il loro ricordo si unisce a quello delle vittime e dei tanti volontari che in quei giorni accorsero da tutto il paese e si mobilitarono anche dall'estero per salvare parte del patrimonio artistico e letterario. Fu una gara contro il tempo, con intrecci di giovani mani impastate di terra per strappare dall'acqua dell'Arno gli antichi volumi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Il 50° anniversario si è appena chiuso e la riflessione di oggi inserisce nel quadro di un arricchimento storico e culturale della mia, della nostra regione, e ciò non potrà che giovare all'immagine della Toscana. Sono sinceramente rammaricato di non poter essere con voi, ma impegni istituzionali precedentemente assunti me lo impediscono. Sono sicuro che la qualità dei relatori, la sede autorevole e il livello degli interventi porteranno risultati di rilievo su un argomento di profondo interesse. Colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti a tutti i partecipanti. Tra l'altro si uniscono e partecipano all'evento anche i ministri per i beni culturali Dario Franceschini e la ministra della difesa, senatrice Roberta Pinotti, che sono stati e sono tuttora i predecessori, i successori di Lelio Lagorio. Anche il ministro Galletti ha mandato un suo messaggio. Senatrice Di Giorgi e presenti tutti. È per me un onore aver ricevuto l'invito a partecipare alla commemorazione di 3 illustri fiorentini, 3 sindaci di Firenze, i senatori Piero Bargellini e Luciano Bausi e l'onorevole Lelio Lagorio, scomparso poco più di un mese fa.
una commemorazione che avviene in occasione della presentazione di questo straordinario volume, testimonianza preziosa dei giornalisti Franco Mariani e Mattia Lattanzi, dedicata all'alluvione di Firenze alla memoria delle 35 vittime di quel tragico 1966. Ricordiamo oggi con affetto e riconoscenza l'apporto fondamentale che Bargellini, Bausi e Lavorio hanno dato al risorgimento di Firenze e dei fiorentini e il loro magistrale impegno civile e politico. Ricordiamo altresì e ripercorriamo con le immagini e le testimonianze raccolte in questo libro l'orgoglio e la capacità di rialzarsi dei fiorentini, l'impegno degli angeli del fango, il valore del volontariato, tanto più prezioso in situazioni di emergenza come quella che colpì il capoluogo toscano mezzo secolo fa, purtroppo simili a quelle che ci troviamo a fronteggiare ogni volta che alluvioni, terremoti, eventi estremi devastano intere comunità del nostro paese. In questi tragici eventi, la capacità di rialzarsi dei cittadini e l'energia e la generosità dei volontari è fondamentale, quanto lo è l'attività della protezione civile e l'impegno delle forze armate con il lavoro delle istituzioni. La giornata di oggi è quindi un'occasione in più per tornare a rimarcare quanto doveroso sia portare avanti il lavoro avviato dal governo per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione di nuove tragedie, in particolare attraverso il Piano Nazionale di Interventi avviato con la struttura di missione a Palazzo Chigi con Italia Sicura. Tanto è stato fatto, molto è ancora da fare, nella consapevolezza che il nostro obbligo morale è mettere in atto tutte le azioni possibili per prevenire nuove tragedie. E questo è il solo modo che abbiamo per onorare la passione politica di Bargellini, Bausi e Lavorio, l'impegno dei cittadini e la memoria di quelle vittime. Un caro saluto, un buon lavoro a tutti, Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare. Ufficiale dell'onorevole Elio Lavorio, vicepresidente della provincia, sindaco, vicesindaco di Firenze, primo presidente della regione toscana, parlamentare, europarlamentare, ministro, scomparso lo scorso 6 gennaio. Non terrà la commemorazione il viceministro Riccardo Nencini, in quanto stamani ha dovuto partire all'improvviso con il ministro per una missione istituzionale ad Ancona. Il viceministro Nencini ha delegato a rappresentarlo il senatore Enrico Boeri. E a Nencini dobbiamo anche un piccolo giallo, perché fu lui a annunciare poche ore dopo l'inizio del 7 di gennaio scorso la scomparsa su Facebook del senatore Lavorio, ma in realtà Lavorio è morto il 6 di gennaio per la Befana, intorno alle 10, dopo poco le 10, però c'è questo un po' questo giallo, in realtà non è morto il 7 Lavorio, ma è morto il 6. Buongiorno a tutti, ringrazio in particolare la senatrice Di Giorgi per l'organizzazione di questo convegno con i due giornalisti che hanno redatto questo libro, questo importante documento che ci richiama ancora una volta quanto sia delicata dal punto di vista ambientale la situazione del nostro paese e quanto ancora non abbiamo fatto utilità delle esperienze del passato e sulle quali dobbiamo lavorare, ci abbiamo lavorato con senatori sono nella predisposizione di un testo che è stato approvato di recente dal Senato sulla riorganizzazione della protezione civile nel nostro Paese con quegli elementi di novità a cui faceva riferimento la senatrice Di Giorgi che richiamano un impegno generale, corale del nostro Paese, non soltanto delle istituzioni civili e militari, delle amministrazioni locali e regionali, ma di tutti i cittadini che devono far crescere dentro di loro e in particolare le nuove generazioni questa cultura della prevenzione e dell'incapacità di gestione dell'emergenza e di protezione civile che ci metta ulteriormente all'avanguardia come siamo in parte nel mondo rispetto a queste problematiche purtroppo di un territorio che ha una delicatezza intrinseca. Come diceva già il moderatore, io sono qui chiamato a commemorare l'ex ministro e compagno di partito Elio Lavorio, ma non posso esimermi da non partecipare anche al ricordo degli illustri colleghi Bargellini e Mausi, sui quali ovviamente non parlerò io, ma si esprimeranno con qualificata competenza altri oratori. E
Del Lagorio, avvocato, allievo di Pietro Calamandrei, giornalista, esponente del Partito Socialista Italiano, per pochi mesi fu anche sindaco di Firenze. Ma io voglio richiamare comunque la sua esperienza giovanile. Durante il regime fascista venne liquidato dalla scuola, nella scuola che frequentava, e segnalato alle autorità amministrative. Dopo l'8 settembre, redigente al servizio nella Repubblica Sociale Italiana, entrò in clandestinità. Finita la guerra, si laureò in giurisprudenza a Firenze, dove poi insegnò per 9 anni diritto processuale civile come assistente, iniziando anche la carriera di avvocato prima di aderire al Partito Socialista Italiano. In seguito divenne primo presidente della regione toscana nel 1970 e 78 e fu eletto per 9 volte in Parlamento. Lagorio è stato il primo esponente del Partito Socialista Italiano a ricoprire il ruolo di Ministro della Difesa, complessivamente dal 4 di aprile del 1980 al 4 di agosto del 1983. In questa veste ideò e promosse le prime missioni militari all'estero dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in Mar Rosso e in Libano. Come Ministro della Difesa, Lagorio accrebbe i bilanci militari e modernizzò l'organizzazione dell'apparato militare italiano, il cui contributo fu decisivo nelle azioni di soccorso e quindi nelle emergenze di protezione civile che susseguirono la vicenda di Firenze. Modernizzò appunto l'apparato militare italiano ad essere in grado e decisivo anche nelle azioni di soccorso e di ricostruzione in occasione del terremoto dell'Irpinia del 1980. Era Ministro della Difesa quando venne varata la Monfalcone, la prima portaerei della Marina Italiana, la nave Garibaldi, nel 1983. Lagorio ripristinò dopo molti anni la parata militare a Roma per la festa della Repubblica del 1983. Durante la sua presenza nel Dicastero delle Forze Armate gestì con fermezza il difficile problema dello schieramento degli aeromissili in Sicilia come risposta al riarmo atomico missilistico dell'URSS. È stato anche Presidente del Consiglio dei Ministri Europei della Nato. Era Ministro in carica in occasione della strage di Ustica dal 1983 all'86, fu però anche Ministro del Turismo e dello Spettacolo, incarico che lasciò volontariamente durante il governo Craxi. Fu eletto Presidente del Gruppo Parlamentare Socialista alla Camera dei Deputati al Parlamento Europeo dal 1986 al 1994. Fu il primo socialista italiano eletto vicepresidente dell'Unione dei Partiti Socialisti della Comunità Europea nel 1990-92. Alla metà degli anni 80, 1986-88, alla Camera dei Deputati fece parte del Comitato Ristretto Parlamentare per i Servizi Segreti e per il Segreto di Stato. A lui si deve una relazione sull'episodio di Sigonella. Lelio Lagorio, uomo innovatore, ispirato e lungimirante, in una stagione dominata dalle ideologie totalizzanti si caratterizzò sempre come uomo del dialogo e del confronto. Se nei suoi molteplici incarichi al servizio delle istituzioni non rinunciò mai ai valori di correttezza, lealtà e dedizione alla cosa pubblica. Ha lasciato riforme importanti a partire dai settori del turismo e dello spettacolo. A lui si deve la creazione dell'ultimo importante modello di finanziamento pubblico dello spettacolo, grazie al quale grandi e piccole istituzioni culturali del nostro paese sono nate e cresciute in Toscana e in Italia. E senza dubbio uno degli esempi più positivi della storia politica toscana del riformismo laico. Alla famiglia e a coloro che gli furono vicini, nel lungo percorso della sua vita, va l'omaggio sincero e la riconoscenza dei socialisti italiani. Grazie. Che ha lasciato come sottosegretario al Ministero della Giustizia e
naturalmente ho avuto modo anche di conoscere Lelio Agorio, che è stato una bella espressione di quel socialismo italiano che si è misurato prima di altri nell'ambito delle istituzioni, è stato giustamente ricordato, è stato il primo ministro della difesa, e in un'epoca in cui non è che fosse così scontato il rapporto tra la sinistra e il mondo militare. Io ricordo anzi nell'ambito del mondo militare allora che fu proprio considerato a volte con sorpresa il fatto che ci fosse una capacità di sintesi e di simbiosi, di farsi carico anche dei problemi del mondo militare in modo del tutto europeo, tra virgolette. L'Agorio lo fece e non è un caso, scusate se dico solo questo, che noi oggi ricordiamo queste grandi personalità. Secondo me, lasciatelo dire a me, perché forse sono parte di caso, anche con un pizzico di nostalgia, perché in fondo queste sono le personalità che hanno servito la politica, non se ne sono servite, che hanno onorato l'Italia e di cui forse c'è un piccolo elemento di nostalgia, perché la politica si fa con la professionalità, la politica si fa sulla competenza. Amministratori locali devono avere passione e competenza. Se c'è solo competenza e non c'è passione, non c'è un buon amministratore locale. Se c'è solo passione senza competenza, allacciamo le cinture di sicurezza, perché possiamo avere degli effetti perniciosi. Questi uomini erano degli uomini sospinti da un grande elemento di tensione morale e di carica solidaristica. Volevano fare il bene della città, il bene delle persone, e in questo senso Piero Barcellini è stato una figura che si è caratterizzata fortemente. Certo, è stato il sindaco della Luglione, ma in quell'occasione dimostrò che una persona mite e riservata come lui era, era anche capace di coordinare con efficacia l'avvio dei soccorsi, di organizzare la reazione della città, di gestire la catastrofe con grande efficienza e prontezza, trascurando quelle che sono le burocrazie del cerimoniale e di tutto il resto, e vivendo l'alluvione con una intensità drammatica. È l'intensità poi che i cittadini in circostanze come queste riconoscono come un tratto di umanità e di verità. E io avevo 11 anni, naturalmente non ho dei ricordi diretti, salvo quelli televisivi, perché è vero che sul primo momento le immagini erano quelle che arrivarono da Sergio Zavoli, ma subito dopo arrivarono le immagini vere, e ricordo interminabili ore davanti al telegiornale con quelle immagini assieme a mio padre, a tutta la mia famiglia, tutti angosciati per un evento che sembrava più grosso della nostra capacità di reazione. E ha fatto bene la senatrice Di Giorgi a ricordare che non c'era neanche l'organizzazione di protezione civile che poi successivamente è stata approntata. Chi reagì? I militari, in gran parte, i carabinieri, i soldati, la polizia, cioè tutti stati, e una quantità di giovani venuti da tutta Italia che non a caso hanno legato a quell'esperienza uno dei momenti più significativi della propria giovinezza. Io questo pure lo ricordo, perché avevo dei cugini più grandi di me che partirono subito per Firenze, avevano 7-8 anni più di me, per cui avevano 18 anni, 19 anni, e devo dire che noi più piccoli guardavamo un po' anche con invidia, perché in fondo la loro era una specie di mission impossible, ma un'esperienza a cui erano così chiamati, poiché un po' più grandi, per cui gli altri, voi sapete, i piccoli in questi casi si misurano un po' con la loro invidia. Ricordo l'immagine del Presidente della Repubblica Saraga in visita alla città alluvionata, non sulle tranquille vie periferiche risparmiate dal fango, ma in Santa Croce, in mezzo ai suoi concittadini che stavano vivendo il dramma sulle loro pelle. Con coraggio e unità
Piero Bargellini chiese l'aiuto del resto del mondo e il suo appello ebbe anche risposte sorprendenti. Mobilitazione di giovani, ricordo tra questi Ted Kennedy, e persone che scrissero un'indimenticabile pagina di storia e di passione civile. Ma Piero Bargellini fu anche molto altro. Assessore per 10 anni nella giunta La Pira, parlamentare eletto sia alla Camera che al Senato, uomo di fede e di cultura, cattolico impegnato in politica e poco disposto ai compromessi. Credeva fermamente nel primato della politica, ma fu un politico sempre restio a passerelle e a prime file. Ed è per quello che ci ha lasciato un esempio della capacità innovativa che la politica può esprimere quando è guidata da valori, passioni e senso di responsabilità. Aveva deciso di aderire alla Democrazia Cristiana, ad essa lo legava la condivisione sincera delle grandi ispirazioni ideali, il radicamento sul primato della persona umana, la cultura dello Stato, l'attenzione per il grande complesso delle autonomie locali. Una personalità rigorosa, forte di un'autorevolezza costruita sullo studio, sulla riflessione e sulla capacità di stare dentro le questioni con competenza e concretezza. Fin da giovane, voglio ricordarlo, fu animatore del dibattito culturale fondando nel 29 e dirigendo per 10 anni la rivista di ispirazione cattolica Frontespizio, che per volere dello stesso Bargellini si aprì a tutte le istanze culturali e politiche dell'epoca, favorendo e promuovendo una pluralità di apporti. Voglio ricordare alcuni nomi e non aggiungo altro, ma tra gli intellettuali che la rivista ospitò, Mario Luzzi, Carlo Bo e materiali iconografici di grandi artisti, tra i quali Carrà, Morandi e De Pisis, per cui non aggiungo altro, mi sembra che siano abbastanza, vorrei nominare il quadro. L'avventura della rivista si chiuse nel 40, ma Bargellini continuò la sua attività di scrittore saggista, nonché di cultura di storia e di grande conoscitore dell'arte. E fu proprio per la sua comprovata competenza letteraria e artistica che Giorgio La Pira lo volle accanto a sé come assessore delle belle arti e della pubblica istruzione. Durante il suo mandato, 51-56, nel capoluogo toscano furono restaurati palazzi, monumenti, tabernacoli, il Forte Belvedere, di cui, come ebbe modo in seguito, fin da ragazzo sognavo l'apertura, fu riscattato e aperto al pubblico. Particolarmente sensibile alla politica sociale, sotto la sua guida saranno rinnovate le mense scolastiche, potenziate il Maggio Musicale Fiorentino e la Mostra dell'Artigianato. Un amore per quello per Firenze e la Toscana così forte che lo portò durante la sua vita a scrivere oltre 100 libri, tutti dedicati all'arte, alla letteratura, alla religione, alla cultura e alle tradizioni locali. E questo è uno dei grandi meriti che dobbiamo riconoscere a Bargellini, quello di aver sempre mirato ad allargare gli orizzonti culturali di un pubblico vasto, attraverso la sua importante opera di divulgazione, in modo da, cito le sue parole, invitare un gran numero di gente a godere del panorama della bellezza. E proprio su questa esperienza letteraria, costruita sulla forza della lingua e della cultura, egli innestò la sua lunga e brillante esperienza politica. Dunque, cari amici, cari colleghi, queste tre personalità hanno onorato Firenze, ma hanno onorato l'Italia e hanno onorato la nostra istituzione, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e il Parlamento, avendo ereditato di questa istituzione il migliore bagaglio culturale e ideale. Non è poco e credo che voi abbiate un grande merito. Di aver promosso questa iniziativa, perché un'altra delle questioni che ha l'Italia è che ci stiamo dimenticando di coltivare la memoria e un paese se non ha radici solide non va da nessuna parte. Grazie. La volta del saluto istituzionale del Presidente del Consiglio regionale della
capo delle molteplici iniziative messe in atto fino ad oggi. A lui la parola, in attesa prossimamente di giungere un po' fuori di questo palazzo. Grazie a Rosa. L'abbiamo tenuto in vita apposta per lei, perché se no l'avremmo pulito. No, è un dovere morale. È un dovere morale perché il palazzo, a parte questo ambiente, ma il Palazzo Madama viene ristrutturato da Cosimo I dei Medici per la Madama che era Margherita, che per lui era una presenza imbarazzante perché era la moglie di Alessandro I dei Medici, e essendo stato ucciso per vicende di rivalità medicea, lo uccise Lorenzo che diventò Lorenzaccio, a Firenze non ci poteva stare la vedova e quindi fu destinata alla casa che i Medici avevano a Roma, quindi qualcosa di riferimento. Grazie a Pier Ferdinando Casini anche per le sue parole che dimostrano una vicinanza davvero attenta a quello che è stato un momento storico della città e soprattutto il profilo dei personaggi che poi caratterizzati in quel momento hanno svolto delle funzioni importantissime qua a Roma. Devo dire che grazie a Rosa anche per la cornice. Se vogliamo, nei due gonfaloni leggiamo già l'importanza dell'alluvione, la sua rilevanza nella storia della città di Firenze e della Toscana. Due delle medaglie che stanno sempre, in ogni momento solenne, appese sul gonfalone di Firenze si riferiscono proprio all'alluvione. L'una, quella che vedete il nastro dai colori giallo e bianca, è quella che donò personalmente Paolo VI la notte di Natale del 24 di dicembre del 1966, l'alluvione era avvenuta da meno di due mesi, in visita a Firenze al sindaco Piero Bargellini, in una struggente cerimonia con gli angeli del fango e gli alluvionati che non fecero in tempo nemmeno a vestirsi bene in Santa Croce, e era la testimonianza che il Papa e con lui tutto il mondo del mondo cattolico era vicino in quello struggente momento. Il Papa prima aveva visitato lo Stato del Cristo in Cimabue, poi si era recato nei luoghi simboli di Firenze a partire dalla Biblioteca Nazionale dove erano rimasti sotto l'acqua milioni di volumi e poi appunto la cerimonia in Santa Croce. E vi è un'altra delle due medaglie che voi vedete il rosso, bianco e verde, era quella del Presidente della Repubblica, medaglia d'oro al valor civile per la città colpita dall'alluvione. Analogo ragionamento per la regione, delle due medaglie una è relativa all'alluvione. Le altre tre sono tutte relative a un altro momento fondamentale per il nostro territorio, la liberazione. E conseguentemente questi due momenti una volta furono illustrati anche in un bellissimo libro, Liberazione e Alluvione, i due momenti che hanno devastato Firenze, perché sapete come la liberazione fu ottenuta purtroppo con il triste risultato di tutti i ponti, salvo il Ponte Vecchio, minato ma salvato all'ultimo momento, tutti i ponti distrutti nella notte fra il 3 e il 4 di agosto del 1944, come l'alluvione ha portato alla devastazione che tutti noi conosciamo. Io sono convinto che quello è stato un momento che, come veniva ricordato il senatore Boeri, il presidente Casini, nelle loro parole emergeva, è stato un momento che ha caratterizzato e segnato la storia d'Italia. Se voi pensate da un punto di vista legislativo, è proprio l'alluvione, e lo leggiamo nelle relazioni parlamentari, accanto al terremoto del Belice, l'alluvione del 66, il terremoto del Belice del 68, che animano finalmente il legislatore a porre mano alla prima legge in cui compare nel titolo della legge il termine protezione civile. È la legge 996 del dicembre del 1970 e ancora oggi tutta la legislazione successiva si è imperniata su quel testo. Prima di allora la legge di riferimento in caso di calamità era addirittura del 1928. Quindi in qualche modo l'alluvione, il terremoto del Belice significarono un sussulto che trovò proprio nelle aule parlamentari l'eco con quegli interventi. Naturalmente l'alluvione ha significato per Firenze e la Toscana anche quello stimolo a una serie di provvedimenti a livello sia di
piano regolatore su Firenze, sia da un punto di vista delle leggi regionali di altissimo significato. Forse è proprio l'alluvione che ha portato i piani regolatori di Firenze, fu del 1967 le controdizioni al piano Denti, a prevedere una serie di interventi molto rigorosi che consentono ancora oggi di vedere dal piazzale Michelangelo la città con uno skyline che è fra i più belli del mondo. Qualcuno nei testi di storia dell'urbanistica nella nostra città dice che probabilmente quello che poi fu un'onda, diciamo, di particolare sviluppo economico e quindi anche speculativa per certi versi che c'è stata nelle nostre città negli anni, a fine anni 60, anni 70, ecco, in qualche modo i provvedimenti che derivarono dall'alluvione nella città di Firenze la frenarono. Devo dire che i tre personaggi di cui parliamo oggi, è bellissima, intelligente l'idea di Mariani, di Rosa Maria Di Giorgi, di associarli al momento dell'alluvione, sono personaggi che hanno segnato la storia della città. Anch'io sono fra coloro che in qualche modo li vede con nostalgia, perché la loro autorevolezza è qualcosa di straordinario, l'autorevolezza di un Piero Margellini che con gli stivaloni si cala nella città, incontra gli artigiani, incontra gli artisti, riesce a essere a tal punto anima della città che lui dimissionario, perché in quei giorni era dimissionario, sarebbe stato sostituito nell'arco di pochissimi giorni in consiglio comunale, in realtà per l'anima profonda di una città che lo chiede rimane ancora per un anno e in quell'anno sarà il sindaco della regione. Le cose che sono state ricordate in realtà poi si riferiscono molto al suo ruolo di assessore alla cultura, perché al di là del ruolo di sindaco, Barcellini rimane alla storia di Firenze come l'assessore alla cultura. E devo dire che il sindaco dell'alluvione, come noi lo chiamiamo, dà un senso di rapporto tra cittadini e istituzione politica di grandissimo profilo. Bausin era in qualche modo il suo assessore operativo, l'uomo che fa le cose, e Bausin, che in quegli anni è assessore e che ritroviamo in tanti momenti, in quel periodo sarà l'uomo che animerà proprio alla fine degli anni 60 la costruzione delle scuole, delle strade, della trasformazione di Rifredi, il quartiere industriale che è ancora negli occhi l'inaugurazione del sottopasso che caratterizza la rivoluzione in quella parte così strategica di città rivolta al nord-ovest. Il ponte all'Indiano, l'unico ponte diciamo dal volto moderno, il ponte sospeso di Firenze. E contemporaneamente sia Bargellini che Bausin troveranno un riferimento in quel Lelio Lagorio che era stato per sei mesi il sindaco dal marzo al novembre del 1965 nella fase pre-alluvione, ma che il meglio di se stesso sul territorio lo esprimerà proprio nel 1970 quando si attueranno le regioni e diventerà però 8 anni il presidente della regione. I libri, i testi lo definiscono con il soprannome che gli viene affettuosamente dato, il Granduca, perché l'autorevolezza con cui Lelio Lagorio in quel quasi decennio, nel 78, fu chiamato a Roma perché era uno degli uomini che più aveva interpretato quel filone culturale dell'autonomismo socialista interpretato da Craxi. Craxi vorrà subito che Lagorio venga a Roma, infatti svolgerà quella funzione di ministro della difesa con Spadolini all'inizio degli anni 80, l'uomo vero della leadership di quel nuovo filone socialista nel governo precedente alla premiership di Craxi. Ma Lagorio in quei 10 anni segnerà un virtuosismo nella gestione della regione toscana che è degna espressione di quel regionalismo che il padre Piero Calamandrei aveva auspicato nella definizione delle norme a livello costituzionale, che però vengono attuate solo 22 anni dopo. 22 anni dopo la Costituzione del 48, le regioni entreranno in vita. Lagorio in quel 1970, in cui sarà presidente della regione, in realtà avrà animato tutte quelle conferenze sulla programmazione del territorio e dell'economia della Toscana. Devo dire, mi fermo, che per noi è stato molto molto importante che il ciclo di iniziative, sono sicuramente più di 150 iniziative quelle che si sono svolte da più di un anno a questa parte relative all'alluvione, trovasse la sua conclusione qui a Roma, perché è indubbio che vi è questo riferimento. E concludo con queste parole: Gino Capponi è la sua storia di Firenze, accanto a quella di Bargellini, una delle più lette e divulgate. Gino Capponi, l'uomo del risorgimento, l'uomo che ancora è fra
tra le persone sepolte in Santa Croce, nel Tempio delle Vite alle Glorie, parte dicendo che Firenze, città romana, nella riorganizzazione delle 12 regioni di Diocleziano nel III secolo diventerà capoluogo della Toscana, quindi questo ruolo in qualche modo lo evidenzierà fin da allora, si vede che conta a Roma quando nel Senato, durante il periodo dell'imperatore Tiberio, alcuni senatori ispirati dalle volontà di Firenze protestano perché si sta deviando il fiume della Chiana per evitare le frequenti esondazioni del Tevere, con la deviazione sulla Chiana l'acqua si poteva portare sull'Arno. Si opporranno e questo è una bella. Il tema della Chiana, della Val di Chiana, caratterizzerà 2000 secoli di storia. Ma riprendendo quelle parole di Gino Capponi, voglio dirvi quanto il tema delle acque, dell'Arno, sia stato fin dalle fondazioni, fin dal momento di costituzione della città, importante. Il 4 novembre purtroppo è una data tremenda per la città, perché è stato il 4 novembre 1966, ma l'altra grande alluvione dell'anno è stata un altro 4 novembre, nel 1333, quando le acque buttarono giù il Ponte Vecchio, tutti i ponti, compreso il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio fu poi ricostruito, ma in quella data fatidica del 4 novembre sicuramente la città vede lo spettro di un rapporto con il fiume che è da un campo madre, ma dall'altro anche sempre costante avvertimento che la natura non può e non deve essere violentata. Nella bellezza di Firenze c'è anche quel significato di una natura che deve essere sempre rispettata, perché la civiltà e la bellezza possono trovare futuro alla comunità degli uomini. Grazie. Buonasera a tutti. È davvero un onore per me essere qui in rappresentanza del sindaco Dario Nardella, di cui porto il saluto mio personale e credo di poterlo portare davvero anche a nome di tutto il Consiglio Comunale. Non credo di fare uno sgarbo istituzionale a nessuno se saluto per primi con grande piacere i familiari di questi tre sindaci fiorentini, perché... Credo che davvero dobbiamo ringraziarli per essere qui oggi e tra un po' parleranno, e quindi per primo volevo salutare davvero i familiari di Piero Bargellini, di Luciano Bausi e di Lelio Lagorio. Grazie a voi. E poi tutte le autorità, gli onorevoli membri del Parlamento, ovviamente i ministri, i sottosegretari, tutte le autorità civili e militari che sono presenti qui stasera. Sembra davvero un po' di essere a Firenze, è vero, e questo è molto bello anche, trovare una parte importante della nostra città qui in questo luogo importante e molto bello, tra l'altro, per la quale ringrazio ovviamente la senatrice Rosa Maria, grazie per averci invitato, e Firenze Promuove, gli autori del libro che ci hanno creato questa occasione per essere qui oggi a ricordare tre uomini particolari, importanti, legandoli a un evento che ha visto appunto la nostra città protagonista nell'anno che si è appena chiuso, nel 1966 ovviamente, e quindi poi nel 2016, in questo cinquantenario importante in cui tante manifestazioni si sono avute nella nostra Firenze. La più importante ovviamente quella del 4 di novembre, con la presenza anche del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ci ha onorato della sua presenza in Palazzo Vecchio, proprio a testimonianza di quanto quell'evento tragico sia stato per tutta la nazione, e l'hanno detto prima di me, per tutto il mondo, un evento tanto tanto importante. È stato già detto tutto prima di me, ne parlavamo adesso con chi avevo accanto. Tuttavia mi vorrei soffermare su due piccole cose. La prima, parlando dell'alluvione, che appunto già stato detto, un evento tragico perché ha seminato morte, e io per questo ringrazio Mariani, perché da anni ci stimola, noi istituzioni, a ricordare prima di tutto chi ha perso la vita in quell'evento, e poi ovviamente anche le terribili perdite al patrimonio
artistico e culturale, ma sicuramente la vita viene sempre prima di tutto il resto, e quindi lo ringrazio anche per questo, per lo stimolo che ogni anno ci dà. Questo evento tragico, dal quale però sicuramente la nostra nazione ha potuto anche trarre dei benefici, non soltanto forse pensando, come appunto già chi mi ha preceduto ha ricordato, a un sistema di pronto intervento che potesse poi gestire delle situazioni del genere, e qui mi viene da pensare al sindaco Bargellini, e questa cosa mi ha sempre colpito, che chiama i fiorentini e dice: chi ha dei gommoni, chi ha delle canoe, chi ha dei canotti venga. E io, che non riesco a immaginare la città piena d'acqua, mi chiedo: ma che faceva uno con un canotto per arrivare a Palazzo Vecchio, come ci arrivava? E invece ovviamente bisogna immaginare la città in tutt'altra situazione. E però anche un'altra cosa che ricordava un po' la senatrice Di Giorgi, ovvero che da quei danni immani al patrimonio artistico della nostra città è nata, e quindi una scuola incredibile di restauro, con l'opificio delle pietre dure prima di tutto, che ha da lì imparato tecniche, messe a punto dei sistemi, per cui è diventato la scuola più importante nel recupero delle opere d'arte di grande importanza, che viene vista come un gioiello in tutto il mondo e che noi istituzioni dobbiamo assolutamente preservare. Un'altra breve cosa che voglio dire, poi chiudo perché voglio sentire i familiari, è questa. Stiamo preparando nel ricordo dei 70 anni dell'elezione dei primi consigli comunali nell'epoca repubblicana, quindi in democrazia, che sono stati anche questi nel 2016, ma per variate condizioni arriveremo a celebrare il 24 di febbraio, e qui lo dico, è la prima volta lo dico, quindi sarete tutti invitati. Abbiamo fatto una cosa che non c'era a Firenze, ossia un elenco di tutti i consiglieri comunali che dal 46 fino alle elezioni del 2014, e qui vedo anche Giovanni Fittante, è stato consigliere comunale di Firenze, anche Rosa ovviamente, e Eugenio, chiaro. E allora io questi nomi di Bausi, di Bargellini e di Lagorio li ho vissuti in questi giorni di preparazione di questo lavoro come consiglieri comunali, e riflettevo su quanto questa carica, che adesso forse tendiamo a considerare anche un po' poco, invece è un impegno importante che tanti cittadini prendono a servizio, come servizio per la loro città. Se è vero che tanti validissimi, come appunto i vostri familiari, hanno poi continuato come senatori o come ministri per dare ancora di più all'intera nazione, tanti comunque poi sono tornati alle loro occupazioni, diciamo, più cittadine, comunque hanno fatto tutto con lo stesso spirito, cioè quello di servizio e di dedizione alla città che in quel momento servivano. E credo che questo sia una cosa che dobbiamo recuperare, e aveva ragione il presidente Casini a forse dire nostalgia, non so, sicuramente mi sono accorta che in quegli anni ci sono tanti nomi di personaggi che poi hanno saputo dare tantissimo negli anni passati alla nostra meravigliosa nazione, e quindi credo che dobbiamo forse non avere nostalgia, ma sicuramente studiarli un po', conoscerli, perché possiamo soltanto da loro imparare. Quindi grazie a tutti, perché mi avete dato un'occasione in più per studiare chi è meritevole di essere ricordato. Grazie. Grazie alla Presidente Viti. Diamo adesso la parola agli autori, che vorrei personalmente ringraziare per questo lavoro di ricostruzione, che è un lavoro che non dimentica niente e soprattutto non dimentica nessuno dei contributi che furono dati in quei momenti drammatici, neppure quelli meno eclatanti. Per questo li vorrei ringraziare. Franco. Grazie. Quando nel marzo 1980 il senatore Piero Bargellini lasciò definitivamente questa terra, fu ricordato come un cattolico senza tempesti, sicuro, senza ombra di dubbio. L'allora sindaco di Firenze, Elio Gabugiani, disse che l'esperienza di Piero Bargellini
Piero Bagellini sindaco, non si poteva valutare usando i criteri che normalmente si usano per affrontare nel nostro paese il tema delle maggioranze politiche, riconoscendo che la giunta Bagellini non dispose di un quadro politico sufficiente a sostenerla. Erano anni veramente difficili, la città veniva fuori poi da quell'esperienza che aveva defenestrato il sindaco Lapira con il mondo cattolico che si era un po' arrabbiato per tale decisione. Pensate che nel decennio 1956-1966, quindi alla vigilia dell'alluvione, Firenze fu amministrata per circa 4 anni e mezzo da commissari prefettizi, un tempo che copre quasi la metà del decennio. Per Gabugiani, Piero Bagellini mantenne nella sua azione un certo distacco che seppe tenere sia nelle istituzioni sia nelle piazze. Distacco che gli consentì di essere l'interprete più autentico di Firenze nei momenti del dolore. In diario del sindaco, alla data del 29 luglio 1966, Bagellini racconta che qualche tempo addietro il sindaco Mario Fabiani gli aveva detto: lei sarebbe il sindaco ideale per Firenze e sa perché, perché è un signore. La vita pubblica di Piero Bagellini, che prima di darsi alla politica, è bene ricordarlo, fu geometra, insegnante, direttore didattico, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, artigliere decorato di medaglia, oltre che grande letterato e scrittore, si concluse in Parlamento, prima al Senato, membro della Commissione Lavori Pubblici, e poi alla Camera dei Deputati, nella Commissione Trasporti. Piero Bagellini, a furor di popolo, ha scritto Lelio Lagorio, che oggi qui ricordiamo appunto ufficialmente per la prima volta dalla sua scomparsa avvenuta un mese fa, anche ieri l'altro è stato ricordato alla Camera dei Deputati, ma senza nulla togliere alla Camera dei Deputati, forse oggi qui c'è un ricordo ancora più sentito di quello di Montecitorio. Fu eletto senatore, scriveva appunto Lelio Lagorio su Bagellini, e mai nella sua storia la città ha avuto in Parlamento un portavoce tanto autentico e appassionato. Siamo qui riuniti, e con noi lo sono anche oggi chi è collegato via web, siamo in diretta via web e anche sul canale satellitare del Senato, per ricordare, prendendo a pretesto, voglio sottolineare, la presentazione del libro che ho scritto insieme al collega Mattia Lattanzi per Giunti Editore, appunto le figure di questi tre illustri personaggi. Piero Bagellini, un sindaco ammollato ma non ramollito. Così abbiamo intitolato il capitolo 5 del nostro libro. L'editore Giunti, che è stato anche lui fortemente colpito dall'alluvione quel 4 novembre 1966, ha voluto con tenacia questa pubblicazione, frutto di 20 anni del mio lavoro su questo tema, come hanno ricordato il presidente Gianni e la presidente Biti, e che dopo 50 anni dal tragico evento dà però un volto nuovo a quanto fino ad oggi raccontato su un dramma, sì, vissuto in prima persona da Firenze e dai fiorentini, ma che allora e ancora dopo 50 anni fu vissuto e viene vissuto ancora oggi da tutti coloro che in Firenze hanno sempre visto un faro della cultura. Un faro di cultura a cui Piero Bagellini da fiorentino ha contribuito, e non solo come sindaco dell'alluvione. Lo stesso Lelio Lagorio definì Piero Bagellini il capitano del popolo per la sua azione durante i giorni dell'emergenza alluvione. Per Firenze Bagellini combatté una dura guerra, perché l'alluvione per Firenze, qui lo voglio ricordare perché forse questo aspetto non è stato mai ricordato in 50 anni, per i fiorentini è come se avessero combattuto la terza guerra mondiale, con il rischio, come sentirete ora da questo video che vi faccio vedere, che Firenze facesse la fine di Pompei. È un video del 1967, 2 o 3 settimane dopo l'alluvione, che viene fuori dagli archivi RAI e che ci mostra anche Bagellini, tutto imbrattato di fango. I danni, professore, i danni? I danni sono incalcolabili, perché tutta la mobilia nelle famiglie e distrutta specialmente le botteghe dove si ricrea la ricchezza. Dunque bisogna rimettere in piedi le botteghe, le botteghe artigiane. Quante botteghe? 5-6 mila, quindi a questa gente bisogna dare subito un filo, subito, in modo che possano domani ricominciare. È qui che rinasce la vita. Previsioni sulla ripresa? Previsione è il tempo che non esiste.
se scomincia da domani, a Natale sono quasi a posto. Tra un mese e ci vuole fino a agosto. Tra 3 mesi siamo tutti morti. Ora, da 3 mesi siamo tutti morti. Perché davvero, se pensate, gli aiuti dello Stato arrivano 5 giorni dopo, questo vi fa capire anche la drammaticità per gli amministratori di poter far ripartire l'economia. Se non riparte l'economia, si ferma tutto. Ma, e qui lo voglio sottolineare, perché anche questo è un altro aspetto, in 50 anni non è stato mai sottolineato, il governo, l'abbiamo ritrovato noi nei documenti della prefettura, voleva far sorgere a monte e a valle della città di Firenze delle baraccopoli, come avviene ormai in quasi tutti gli eventi un po' catastrofici del nostro paese, quando ci sono appunto i terremoti, alluvioni e altro. Bargellini si impuntò e disse no, preferisco far dormire i fiorentini sotto le stelle piuttosto che in baracche, perché se no sicuramente a 50 anni di distanza forse le baracche le avremmo ancora a Firenze. E io ho trovato un reperto dell'Istituto Luce che non è legato all'alluvione, ma vi fa capire come Bargellini si impuntò con il governo, con che spirito, lo possiamo vedere. Quello è Palazzo Vecchio, questo è Palazzo di Parte Guelfa, si guardano così bene. Io non vedo per quale ragione debba sorgere in mezzo questo casamentone. Per questo ripeto quello che ho detto alla radio. Io dico no alla borsa merci, 3 volte no, 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 no. No, 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 con che spirito avete sentito, con che tempo? Così l'ha fatto con il governo. E che fu una dura guerra, Bargellini lo mise in risalto nel saluto ai Vigili del Fuoco nel mese di dicembre, quando l'emergenza fu considerata conclusa. A Natale, 50 giorni dopo l'alluvione, si fa concludere l'emergenza alluvione, anche se poi gli strascichi ci sono stati anche nel corso del 67. Nel leggervi queste parole, vogliamo anche inviare da qui, insieme alla senatrice, un ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco che hanno recentemente dimostrato, come lo fanno d'altronde tutti i giorni, il loro eroico coraggio, così come a tutto il sistema della protezione civile. Scrisse Bargellini per conto della Giunta in questo saluto, vi ricorderete, io credo, nella vostra vita questi 2 mesi, perché ormai sono 2 mesi che siete a Firenze. Questi 2 mesi fiorentini rimarranno nella vostra memoria, come agli uomini della mia generazione sono rimasti nella memoria gli anni di guerra. La guerra di Firenze, la campagna del fango. Ebbene, io vi dico come sindaco della città che in questa guerra, in questa battaglia, ognuno di voi si è meritato una medaglia al valore. Tutti voi siete stati degni della riconoscenza profonda del popolo fiorentino. E dicendo questo, io veramente come sindaco di Firenze mi sento interprete dei sentimenti più profondi della popolazione. Per questa città voi avete lavorato, per questa città voi avete lottato, per questa città vi siete sacrificati. Quindi certamente voi amate Firenze e Firenze resterà nel vostro cuore. Piero Bargellini morirà il 28 febbraio 1980, 14 anni dopo l'alluvione. È sepolto al cimitero comunale di Sespiano e lì ogni 28 febbraio, come il 20 di febbraio per Bausi, il ricordo con la deposizione di una corona d'alloro da parte del Comune di Firenze, alla presenza di un rappresentante del sindaco, dei familiari e del sottoscritto, perché lo dobbiamo dire, sono l'unico testimone di queste 2 cerimonie e a volte anche con la neve, perché Tespiano è molto in alto rispetto alla città di Firenze, dove nel freddo pungente della mattina si rinnova il matrimonio di questi 2 amministratori con la loro città. Bausi, che molti definiscono l'ultimo dei grandi fiorentini, fu nei suoi anni in Palazzo Vecchio, che vanno dal 67 al 74, il sindaco delle cose, ce lo ha ricordato anche il presidente Gianni. Sindaco delle cose, come lo ha definito il collega Pier Francesco Lischi, che gli ha dedicato un ampio volume biografico, poiché sollevò Firenze appunto dal post alluvione, predisponendo la città alla modernità degli anni successivi. Come sindaco migliorò la condizione delle scuole, avviò e realizzò opere urbanistiche fondamentali, promosse la cultura, rianimò i sodalizi artistici, riaprì la Casa di Dante, tra l'altro il presidente Gianni è anche presidente della Casa di Dante, appunto transitò Firenze dall'alluvione alla rinascita. L'elenco delle cose fatte da Bausi per Firenze è lungo, disse il sindaco Leonardo Domenici,
E posso citare solo le più importanti: il viadotto dell'Indiano, il Palazzo degli Affari, il carcere di Sollicciano, il palazzetto dello sport e la piscina Costa, lo spostamento della mostra dell'artigianato, come ricordava il presidente Gian, mostra ideata da Bargellini, dal parterre alla fortezza d'Abbasso, il trasferimento dell'archivio di Stato, i quartieri realizzati alle piagge e a Legnaia, quartieri tutti e due alluvionati, il sottopasso di Piazza Dalmazia, la copertura dell'Africa, ma anche gli interventi nel settore scolastico, come il raddoppio poi anche dell'illuminazione pubblica, il restauro di molte chiese monumentali, la chiusura al traffico delle cascine, che tra poche settimane verrà rimessa in atto dall'amministrazione comunale, e soprattutto l'assistenza a domicilio degli anziani. Cristiano di convinzione e di pratica, Luciano Pausi portò nella politica un accento particolare militando nella Democrazia Cristiana. Vi faccio vedere, non lo sanno nemmeno i figlioli, un reperto archeologico, perché è pensato un filmato del 1974 di Telelibera Firenze, la prima emittente privata fiorentina, e con questo sarà un video un pochino più lungo rispetto a quello di prima, ma perché l'avevamo previsto qualora il professor Paolucci, che come Zavoli non gode di buona salute, non, disgraziatamente non ce l'ha fatto, allora avevamo deciso di tenere in serbo e ve lo facciamo vedere. La qualità ovviamente non è delle migliori, perché sono passati 70 anni, sono passati 74, 40, più di 40 anni, ma all'epoca 74 i mezzi tecnologici televisivi non erano quelli di oggi, e quindi vediamo siamo nell'ufficio del sindaco di Firenze in Palazzo Vecchio, e infatti vedremo anche un famoso dipinto. Basta ricordare i cinque giovani di Campo dei Marti, cinque ragazzi che venivano dalle campagne di Ricchio e di Mugello, gente modesta. Basta ricordare gli eccidi di Piandallo, dove furono oltre 35, coloro che furono suicidati dai nazisti e furono impiccati anche col fil di ferro, uncinati e appesi agli olmi e agli olivi della strada che porta a Piandalbero. E gli olivi quel giorno, gli olivi segno di pace, segno di serenità, diventarono segno di dolore e di lutto. Ecco, perché dico questo? Per ricordare che la liberazione non fu soltanto il frutto dell'attività di pochi. Abbiamo sentito appunto Santa Madre Teresa di Calcutta portato in un carcere italiano, ma quando ci fu la commemorazione in Palazzo Vecchio, l'allora senatore Martinazzoli ricordò che l'uniche riforme che veramente riuscirono a fare fu quella di ridurre le grosse busche del Ministero, che erano quelle più grandi rispetto al formato standard, a comprare un po' e a farle inviare dal Ministero, perché si spendeva di più. Ma questo ce la dice come questi uomini hanno cercato, anche l'abbiamo sentito nel messaggio del Ministro di Grazia e Giustizia, a portare quel senso cattolico, quel senso dell'umano, quel senso dell'uomo nel settore particolare come quello della giustizia e delle carceri. È stato anche al vertice di importanti sodalizi fiorentini come l'antica compagnia del Paiolo, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio delle Mantellate. Se Bargellini e Pausi non li ho personalmente conosciuti, Lavorio invece l'ho conosciuto bene, e ho sempre cercato di far risaltare la sua esperienza di vice sindaco dell'Alluvione, che fin da subito, lo devo sottolineare, si è volutamente cercato di nascondere in una certa maniera sotto il fango. Anche nei recenti coccodrilli sui giornali e nei commenti sulla sua appunto nei commenti politici sulla sua scomparsa, non è stato mai ricordato questo particolare impegno durante l'alluvione del 66. Lelio Lavorio è stato un politico di profondissima dedizione al suo compito istituzionale, incline a portare grande rispetto agli interlocutori e al tempo stesso a far pesare la sua autorevole consapevolezza in ogni decisione. Su di lui non dirò molto, perché lascio al collega Mattia Lattanzi di dire di più su quanto Lavorio fece durante l'emergenza del 66.
Però alcune cose di Lavello vorrei metterle in risalto. In ogni suo incarico istituzionale ha dimostrato di avere una particolare sensibilità per la conoscenza delle dinamiche interne della macchina pubblica, con attenzione particolare alla necessità di rivolgere la massima attenzione ad evitare posizioni dominanti da parte di singoli pezzi dell'istituzione. Nelle istituzioni si sta per servire lo Stato, non per asservirlo, diceva. E vorrei qui ricordare come in occasione del terremoto del Friuli, del maggio 1976, lui, che all'epoca era presidente della regione, inviò in soccorso alla popolazione terremotata una vera e propria task force di operai tecnici e mezzi meccanici, che installò la propria base a Osotto, da dove operava normalmente nei comuni di Bordano e di Trasagis, con puntate anche nel comune di Cavazzo Carnico, provvedendo all'esecuzione di importanti interventi di vario tipo. Sempre nel 76, nel decimo anniversario dell'alluvione del fiume Arno, che anche tanta parte della Toscana sommerse con i suoi affluenti, Lello Latorio richiamò l'attenzione del governo nazionale sulla circostanza che lo Stato aveva decorato il gonfalone della città di Firenze, aveva decorato soltanto la città di Firenze, per il coraggio e la negazione dimostrati nella tragedia, mentre aveva lasciato tanti altri centri grandi e piccoli della Toscana che avevano sopportato con uguale forza e dignità quei gravi momenti. Come risposta, l'allora Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, volle personalmente conferire la medaglia d'oro al merito civile al gonfalone della Toscana, che oggi Gonfalone ci onora con la sua presenza, e di questo ringraziamo il Presidente e Governatore Enrico Rossi. E il gonfalone toscano, per iniziativa del presidente Laborio, fu adottato dopo pochi mesi con una delle prime leggi del Consiglio regionale della Toscana, e la bandiera che lo riproduce, come vedete, bianca e rossa col Pegaso, simbolo del Comitato di Liberazione al centro, fu subito donata da Laborio a tutte le province, a tutti i comuni della Toscana, perché la esponessero sempre assieme ai propri stendardi comunali. Una delle sue ultime apparizioni e conclude di interviste televisive è stata in occasione del 40 anni di fondazione della regione toscana. E qui vediamo questo breve filmato. È sbagliato il sottopancia, ma non l'ho fatto io, lo sbagliarono le emittenti che lo misero in onda. Mi emoziona perché sono passati 40 anni e sono passati anche per me. Comunque la stagione della costruzione della regione fu una stagione difficile, ma entusiasmante. Per un fiorentino, ma anche per chi è stato amico, è oggi un grande privilegio, come anche per Bargellini e Pausi, che ho conosciuto soprattutto tramite i ricordi delle figlie e dei figli. Sembra strano, ma tutti questi tre personaggi hanno fatto un esercito di figlie e poi figli. E addirittura nessun maschio. Aver potuto non solo ricordarli, ma anche, grazie all'amica senatrice Rosa Maria Di Giorgio, aver potuto oggi onorare qui il Senato, e grazie anche a quanto hanno detto chi mi ha preceduto. Tra poco sentiremo poi un breve ricordo delle figlie, per l'appunto parleranno le tre figlie piccole dei Bausi e Bargellini, mentre per la Romeo avremo il nipote Tommaso. Io innanzitutto vorrei ringraziare tutti i presenti, i parenti dei tre parlamentari, e un particolare ringraziamento va alla senatrice Di Giorgi, perché la nostra matinata... Vabbè, io non ringrazio più, vado avanti. Allora, il nostro corposo libro, come l'ha definito il collega Bruno Vespa, presentando il volume della trasmissione Porta a Porta, io e Maria abbiamo cercato di raccontare soprattutto l'attività di coloro che furono, che si possono considerare i veri artefici del piano di emergenza per la città, che ha permesso ai fiorentini e a Firenze realmente di risorgere dal fango. Ovviamente il sindaco Piero Bargellini, coadiuvato da due vice sindaci, Luciano Pausi e Leo Lavoglio. I fiorentini dell'epoca hanno ancora oggi nostalgia di figure così forti come Bargellini, Pausi e Lavoglio, che ebbero chiara l'idea di bene comune, appresa dalla lezione della dottrina cattolica. Bargellini, in una lettera aperta agli elettori nel 1972, per spiegare le ragioni della sua nuova candidatura,
candidatura alla Camera che il partito gli proponeva dopo il suo mandato in Senato, scrisse: ho acconsentito, anzi ho obbedito, con la speranza che il mio gesto fosse di esempio, in un momento drammatico della vita politica italiana, nel quale le preferenze personali e gli interessi privati devono cedere il passo alle esigenze generali e alle necessità nazionali. Bargellini questo impegno per la vita politica nazionale riuscì a portarlo sempre avanti con grande fermezza, ma senza retorica, anzi con quella spiccata ironia tipica di ogni fiorentino, che guarda le cose essenziali e si prende bonariamente gioco del resto. Ricordare Bargellini oggi significa dunque soprattutto ritrovare il senso di una politica ispirata a grandi contenuti ideali, allo stesso tempo vicina alla gente, concreta e coraggiosa. Nel 1996, in occasione delle celebrazioni del trentesimo dell'Unione, promosse dall'Associazione Firenze Promuove, l'allora senatore Guido Cerosa fu chiamato, d'intesa con i figli di Bargellini, a tenere la commemorazione ufficiale all'interno del programma organizzato dall'Associazione, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Cerosa ricordò così Bargellini. Piero Bargellini pensava a tutti, provvedeva a tutto, aveva una parola buona, cristiana, ma anche forte per ognuno. Riuscì a sfamare la gente, a sgomberare le strade, a fermare le epidemie, andava a parlare con tutti, smuoveva ogni autorità, era il benefico dittatore di una guerra che si stava vincendo. A Palazzo Vecchio vide un Bargellini magico, un titano, un amico della gente, un vero santo laico simile a quei santi popolari che egli andava illustrando alla radio, ironizzando gioiosamente e edificando loro un piedistallo di solido granito. Il sindaco, continua Cerosa, presiedeva instancabile una riunione dopo l'altra, con i militari, con i critici d'arte e gli intellettuali di fama mondiale, per decidere il modo migliore di salvare i capolavori d'arte, o con i sindacati per scongiurare la disoccupazione. Assistere a queste riunioni era un'esperienza esaltante, e Firenze fu in piedi, grazie al suo grande sindaco e al suo grande popolo. Quella catastrofe è ancora presente, nella memoria e nel cuore, ma se la città seppe agire con forza contro l'acqua, il fango, contro il freddo e la fame, fu perché trovò nel suo sindaco, nel sindaco del miracolo, un uomo di tempo eccezionale, come si riconoscono solo nelle immani calamità, che seppe essere dappertutto, negli infiniti luoghi dove giungevano un soccorso, un consiglio, e che portò l'incitamento, l'ardimento, l'ordine, una sferzata di volontà e un'irosa impennata. Fu quel momento che Firenze si riconobbe in un uomo come nel suo simbolo, e trovò la forza di ricominciare con rabbia e con amore, pensando che c'era lui per tutti. Al suo ritorno a Firenze, le piace di ringraziamento in giro per il mondo, il sindaco fu mandato a casa. Ma un anno dopo, un'alluvione di voti polemici scodellò Bargellini sulla poltrona del senatore, ma lui spesso rideva male e diceva: dei giorni di gloria mi è rimasta la bronchite e lo scomodo di dovermi presentare ogni tanto dal pretore. In quel tragico periodo di emergenza non avevo potuto fare sempre le cose in modo burocratico e così mi sono preso un bel po' di denunce per abuso di autorità. Fu un grande senatore, fece moltissimo per Firenze. La leggenda narra che il suo ultimo pensiero, prima di morire, chiedere di poter stringere un'ultima volta ancora la penna, lui che mai aveva scritto con la macchina da scrivere. Nei giorni dell'alluvione, il vice sindaco Luciano Pausi si adoperò organizzando e coordinando i soccorsi. L'anno dopo, nel 67, venne eletto sindaco, carica che, salvo breve interruzioni, mantenne fino al 1974. Due anni dopo venne eletto al Senato della Repubblica, dove rimase fino al 1992, quando lasciò definitivamente la vita politica. Dal 1983 all'87, nei governi Craxi e Fanfani, ricoprì la carica di sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia. Morì a Firenze il 20 febbraio del 1995. Ancora oggi, a distanza di 22 anni dalla sua scomparsa, viene ricordato come l'ultimo dei grandi fiorentini. Vediamo brevemente il suo ruolo in quei tristi giorni. L'8 novembre la giunta comunale si riunì quasi spontaneamente, insieme a Bargellini andò a svegliare il prefetto per dirgli che le cose non potevano andare avanti così, per chiedergli che tutte le prerogative di guida della città, assente praticamente il governo, dovessero tornare all'amministrazione comunale. Palazzo Vecchio rivolse a tutti i poteri e il prefetto li concesse. Il primo impegno era trovare quelle ruspe e quei mezzi meccanici che dovevano sventrare il fango e la melma e che Roma non aveva mandato. L'assessore all'urbanistica Pausi guidava di notte un manipolo di fognatori del comune sotto la città per stasare e liberare l'enorme intrigo di tubature interrotto e sventrato. Ricorda Pausi nel suo libro sulla Comune: pioveva come Dio la mandava, la stava mandando per la verità da tre giorni ininterrotti. Bargellini era stato promotore, sollecitando l'azienda municipalizzata della Nettezza Urbana, dell'operazione pubblicitariamente definita Firenze Pulita, e disse, tirandosi sul bagno del cappotto e uscendo dalla cena,
Firenze pulita va bene, ma così mi pare che si esageri. E non sbagliava. A sola d'altre persone, continuava Usi, salì sulla torre d'Arnolfo per cercare di capire cosa fosse la città. Giungemmo solo all'altezza della sala delle bandiere e ci affacciamo da tutti i lati del ballatoio. Ovunque era grigia e pioggia, grigia anche la cupola del Duomo e quella che pure è sempre rosseggiante di San Lorenzo, e grigio e verde il viale dei Corvi. Chiesole appena si arrivava a intravedere tra i nuvoli bassi. In piazza Castellano un filobus vuoto e fermo ormai da 2 o 3 ore veniva lentamente sommerso, mentre gli uccelli del negozio dei Nechini, canarini, finguelli, tortoli, piccioni, lentamente finivano di sbattere le ali ed emettere suoni. Il rumore era notevole finché il silenzio divenne il silenzio davvero della morte. Il giorno dopo, girando in varie zone, rimasi colpito in via Mosca, dove centinaia di polli di un pollaio erano state scaraventate dall'acqua in una cabina dell'Ene, posta al sottosuolo proprio sull'angolo di via dei Neri, da dove era difficilissimo toglierli. Emanavano un fetore così insopportabile che qualcuno si sentì anche male. Ma la donnina risollevò gli spiriti quando a chi le chiedeva ragione di quel fetore rispondeva: l'ho sempre saputo che il pollaio non ha mai merce fresca. Un consiglio comunale, una responsabile tregua di rivalità politica consentì a tutti di lavorare fianco a fianco per la ricostruzione di Firenze, tanto che talvolta mi chiedo se molta animosità politica non abbia una grande dose di artificialità che cade dinanzi ai veri problemi. Giorni di epopea, certamente, giorni di esemplare convivenza civile, certamente, ma chi li ha vissuti, quando la pioggia continua insistente per vari giorni, non può fare a meno ancora oggi di andare sul Ponte Vecchio, con una paura antica, a dare un'occhiata all'arma. Se invece dovessimo stampare un biglietto da visita dell'onorevole Lagorio, Fiorentino Acquisito, useremo quanto si trova scritto nel suo sito internet ufficiale. Allievo e assistente di Piero Calamandrei, avvocato, giornalista, autore di numerose pubblicazioni, sindaco di Firenze, primo presidente della regione toscana, parlamentare italiano ed europeo, ministro della Repubblica, dirigente nazionale del Partito Socialista Italiano. Le carte di Lagorio sono state dichiarate di notevole interesse storico dal Ministero dei Beni Culturali e sono depositate presso la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati di Firenze. Nel 65, quindi un anno prima della Unione, eletto in comune a Firenze, successe a Giorgio La Pira nella carica di sindaco. L'imprevista caduta della Pira aveva provocato gravi lacerazioni nel consiglio comunale e nella città, quindi la gestione del comune avvenne in un clima di roventi polemiche, e tuttavia il sindaco socialista riuscì a controllare e a normalizzare. La ferita aperta sul mondo cattolico fiorentino fu a lungo una spina nel fianco per Lagorio, che riuscì comunque a stabilire corrette e cordiali relazioni con l'arcivescovo dell'epoca, il cardinale Hermenegildo Florit, un altro protagonista, che da giovane prete l'aveva anche battezzato. Florit volle pubblicamente dimostrare la sua simpatia verso il comune, rendendo visita al sindaco in Palazzo Vecchio, dove non si era mai recato in precedenza. Lagorio ricevette anche, nel Salone del Cinquecento, l'assemblea di cardinali e vescovi di tutto il mondo, che, in un intervallo del Concilio Ecumenico Vaticano II in corso a Roma, vennero su invito del cardinale Floretta a Firenze per onorare Dante Alighieri nel 700° della nascita. Lagorio, vice sindaco di Firenze dal 66 al 69, ha un ruolo importante nella difesa della città devastata dalla tragica alluvione del 4 novembre e nel successivo faticoso rilancio delle attività cittadine duramente colpite dal cataclisma. Negli stessi anni ricopre anche il ruolo di presidente del Teatro Comunale Maggio Musicale Fiorentino e nel 1969 viene eletto dal Consiglio Comunale alla carica di sovrintendente, carica che però Lagorio non accetterà. Poi c'è un suo breve ricordo di quei giorni dell'alluvione che vorrei leggere. Nel grande dramma dell'alluvione molti furono messi alla prova: il mondo, lo Stato, il Comune, il popolo. Molti risposero bene. Caposaldo della difesa della città, tuttavia, il motore della ricostruzione fu il Comune. Non ci fu panico, non ci furono né disordini, né sperperi, né abusi. Il comportamento dei fiorentini fu esemplare. Questo popolo, facile alla polemica e alla rissa, si strinse l'anima attorno alle sue istituzioni. Dal comune, nelle ore concitate dell'inondazione, con l'esempio di amministratori, funzionari, impiegati e operai, che rimasero tutti al loro posto, fu come se ai fiorentini fosse stato impartito un ordine semplice e antiretorico, simile a quello dell'ammiraglio Nelson a Trafalgar. Ci aspettiamo che tutti facciano il loro dovere. E tutti fecero il loro dovere, ma ci fu anche chi fece qualcosa di più. Vanno ricordati i comitati di quartiere, sorti spontaneamente nei rioni più colpiti dalla catastrofe, e i ragazzi di tutto il mondo a corsa difesa delle nostre biblioteche e dei nostri musei. Lagorio si era ritirato dalla vita politica da alcuni decenni, non appariva più in pubblico da tempo.
Io e Franco Marelli abbiamo cercato con questo nostro libro, nel pur piccolo spazio dedicato alle figure emblematiche di quei giorni, di far emergere dal fango la figura e l'operato di Lagorio durante la riunione, soprattutto perché si è quasi voluto, nel tempo, far scomparire quanto fece, complice probabilmente anche lo stesso Lelio, che, nella sala plenaria modesta, mai ha parlato pubblicamente di quanto fece, respingendo sempre ogni richiesta di intervento pubblico, sia in TV che nelle varie cerimonie celebrative. Io ringrazio. Di questi grandi uomini che abbiamo ricordato ci sono state anche delle grandi famiglie, delle mogli riservate ma che hanno sempre sostenuto i mariti, soprattutto nei momenti più bui e tristi che a volte la politica riserva, dei figli, dei nipoti affettuosissimi, per cui questi uomini hanno cercato di creare un mondo e un'Italia migliore. Porta il suo saluto e il suo ringraziamento la figlia del senatore Piero Bargellini, la signora Antonina Bargellini. Allora, purtroppo, prima di tutto ringrazio anch'io, la senatrice e anche mia amica. Purtroppo io c'ero in quell'epoca, ero grande, ho invidiato questa gente, cioè io non l'ho visto, ho sentito raccontare, io purtroppo c'ero e ho vissuto e potrei parlarne anche a lungo. Però sul Babbo e sulla Rubione non ne voglio parlare, perché basta leggere il libro loro e sapete benissimo, perciò sarebbe un in più che darei. Ho cercato qualcosa molto breve, non mi spaventate, sono andati fuori, ho cercato un'intervista del Babbo senatore. Ho cercato, Babbo fu senatore non nell'ambiente culturale come tutti penserebbero, ma nei lavori pubblici, perché lui voleva fare qualcosa di concreto per la sua Firenze, perché l'anno non strarimasse e non tornasse più. Perciò un mondo completamente a lui diverso. Ho trovato un'intervista che ha fatto al giornalista Piero Maggi su La Nazione proprio pochi giorni prima di essere eletto, fu eletto senatore e insieme deputato e uscenza il Senato. E poi vi leggerò un altro piccolissimo brano di quando il primo intervento, poi io sono molto handicappata nel cercare queste cose, però le cercherò più a lungo, un brano che poi riguarda una cosa che ne ha parlato la Franco. Allora, dice il Babbo, qua nella domanda, allora le cose più urgenti da fare sono almeno tre. La riforma dello Stato, cioè dei suoi regolamenti e della sua burocrazia. La riforma della scuola, che è una riforma di idee, di metodi e di programmi. E la riforma delle coscienze personali, che sarà la più difficile di tutte, ma anche la più necessaria. Sviluppo economico, politica dei redditi, e quel grosso problema dei cosiddetti imprenditori, cioè i molti giovani e molto vecchi. Lo so che non ho mai e non si può chiedere tutto, e tutto insieme. L'essenziale è l'essenziale è di non rimanere con le mani in mano. Poi, sempre nella stessa intervista, dice: vede, io ho 70 anni. Sono del 97, sicché, anzi, ne ho 71. Non mi rimane molto da vivere e grazie se, va bene, non facciamo conti. Ma proprio perché ho questa età, so che dietro i disordini, dietro le sommosse e la violenza si annida il tavolo della dittatura. Siamo in 68, Allora, arriva sempre qualcuno alla fine a dire basta e allora è finita davvero. Si può, si deve protestare, come no? Ma non si può avere alle spalle il caos, la confusione. In una democrazia le cose non si rimettono a posto con le bastonate e con i carri armati, si discute. I giovani sono scontenti e chi gli nega il diritto? C'è mai stata una generazione di giovani soddisfatti? Lei era forse soddisfatto? Prenda me. Io da giovane ero anarchico, ma non per questo ho messo la dinamite sotto la sedia del professore di storia oppure ho preteso di rompere i vetri del provveditorato. I figli sono misteriosi, credi a me, quei figli che muovono una parte di questi giovani, quelli più turbolenta. È molto più difficile stare seduti intorno a un tavolo e discutere che non scendere in piazza e menare le mani. In fondo è qui la differenza tra democrazia e dittatura. Il problema dei giovani dovrà essere la prima cura dello Stato, ma non si può pretendere di ottenere l'impossibile e per di più di ottenerlo con la forza e la sedizione. Poi, quando lui era senatore,
c'era stato il terremoto in Sicilia. Allora qui cambio completamente argomento. Domando scusa se farò perdere un po' di tempo alla Commissione, però desidero far conoscere in questa sede la mia piccola esperienza di sindaco di Firenze durante l'alluvione. Sapete benissimo che le soluzioni ideali non esistono per queste cose, esse vengono soltanto dalla storia. Anzi, a questo proposito, devo dire che invidio i miei colleghi che sono così sicuri delle loro soluzioni alle sciagure, soluzioni che per essere umane non saranno mai perfette. Forse è tardi per il mio intervento, perché ho la proposta di legge è già congegnata in un certo modo, però mi sembra che in essa ritorni troppo spesso la parola baracca. A Firenze io non ho voluto nemmeno mezza baracca, perché ritengo che i soldi spesi così siano spesi molto male. Detto questo, è chiaro che non ho detto nulla, perché non ho dato nessuna soluzione al problema. Qualunque essa possa essere, però, sono sempre l'opinione che quella delle baracche sia la peggiore. È stato bene concedere subito dopo il terremoto, però non so se lo sia altrettanto concederne ora spendendo tutti questi miliardi. Allora mi domanda, Franza, come faranno coloro ai quali non è stata concessa la baracca? Non lo so proprio. La proposta del senatore Cipolla può essere interessante, essa però presenta degli inconvenienti. Infatti può esserci qualcuno che di questi soldi non si servirà assolutamente, qualche altro costruirà qualcosa di inabitabile e così via. Quando poi il senatore Cipolla tornerà sul luogo e vedrà che non vi è stato alcun progresso nella situazione, probabilmente se la prenderà con lo Stato. Certo, la soluzione non è facile, però secondo me dovrebbe uscire fuori da questa discussione. Noi siamo qui infatti per discutere, non per polemizzare, di modo che al più presto si possa portare soccorso alle popolazioni sinistrate. Ad ogni modo concludo il mio discorso dichiarandomi favorevole allo spirito di questi disegni di legge che mi auguro vengano approvati al più presto. Per il babbo, tra parentesi, loro hanno la fascia di colori, no? Questa sciarpa che fu regalata dal sindaco di Edimburgo a babbo che lui portava durante l'alluvione. Per me è come la copertina di libro, senza questa. Ora leggerò velocemente delle piccole lettere che il babbo mandava dal Senato, dal 4 giugno 68, era appena letto, amorosa. Questa è la prima lettera che scrivo sulla carta intestata per mandarti tanti baci. Come vedi, nonostante i miei propositi, uso la carta del Senato, ma lo faccio soltanto per te. Un'altra. Cara cucciolina, ti scrivo dall'aula, sono le ore 9 di mattina, mentre un senatore comunista cerca in vano di rimpasticciare un discorso per salvare la faccia dinanzi ai fatti della Cecoslovacchia. Credo che con gli oratori già scritti andremo verso le 15 e sarà grasso che cola se riuscirò a prendere il treno delle 16 per essere a casa per la cena. Questi giorni però non sono stato male, perché ormai mi sto abituando alla vita del Senato, che non è davvero estenuante, e penso che potrò usare del tempo libero sia in biblioteca sia in camera, per ora d'albergo. Un'altra lettera, e con questa finisco. Bocciolina amorosa, ti scrivo dalla biblioteca del Senato, parlo di quell'altra, quella dove sto come il topo nel formaggio. La mamma la vedo soltanto la sera dopo cena, che ognuno facciamo per conto proprio. Cerca il solito piede a terra, ma io ho scoperto che il Senato è per me un'ottima residenza, con bagni bellissimi e profumati, come nessun albergo, neppure l'eccesso. Buffet sempre pronto, sale di letture, sale anche da gioco, è tutto pulito e silenzioso, come un palazzo privato, con camerieri compitissimi. Io ci vengo alle 9 di mattino fino alle 9 della sera, e se non ci fosse da fare il pisolino non tornerei neppure in albergo. Poi è morta improvvisamente per trombosi la moglie Fanfani è la Presidente del Consiglio, Bianca Rosa. A noi qui ci manca, aspetti, qui parla di noi, poi alle 17, ora sono le 16, leggo e faccio ricerche come a Firenze non riesco più a fare. Alle 17 ci sarà una donanza, ma io sgattaiolo via e torno perché la biblioteca è a due passi dall'aula. Poi, alle 20 maggio al buffet e alle 21 appuntamento con la mamma per fare una passeggiata intorno al Pantheon proprio come vecchi gatti.
Tu però cerca di stare bene, altrimenti i gatti miagola. Tanti baci dal tuo babbo. Bargellini, la parola alla piccola Bausi, in questo caso Ada. Allora, buonasera a tutti. Allora, fatemi comunque anche a me ringraziare l'amica Rosa Maria, la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, tutte le autorità qua presenti, i relatori, i giornalisti, autori del saggio, Mattia Lattanzi, l'amico Franco Mariani, senza il quale non avremmo avuto operativamente, è stato un po' l'anima di questo evento. E proprio mi piace ricordare, a proposito di questo evento, vorrei sottolineare a proposito di questo evento un aspetto particolare di questi tre uomini politici, di questi tre fiorentini, di questi tre sindaci fiorentini. Si è parlato non del loro agire individuale, ma del loro operato comune. Ed è proprio questo operato comune che ha salvato la città di Firenze durante una tragedia così grande come quella di Firenze. E questo è ciò che hanno capito sia gli amministratori che gli amministrati. E qui abbiamo alcuni rappresentanti anche degli Angeli del Fango, mi è sembrato di capire, e tutti insieme hanno capito che tutti insieme, solo operando insieme, anche a prescindere da divisioni di tipo ideologico per quanto riguarda gli amministratori, da divisioni di qualsiasi tipo, solo operando insieme si poteva risorgere appunto dal fango, come dice il nostro libro. E l'altro aspetto invece è un aspetto più puramente, diciamo, di ricordo del Bausi senatore, il ricordo del babbo senatore. Il babbo senatore penso che si sia contraddistinto per due aspetti essenzialmente. Il primo era la concretezza, e la concretezza era derivata dalla sua esperienza di politico come amministratore locale. La seconda è un aspetto di calorosa umanità, derivata forse anche da una propria formazione cattolica. E a questo proposito avete ricordato quel bel esempio di quando ha portato Madre Teresa di Calcutta ai carcerati di Pianosa, proprio per dare, direi, luce e speranza. Con questo vi saluto e vi ringrazio anche a nome di tutta la famiglia. E ora, sicuramente emozionato, il piccolo di casa Lagorio, Tommaso Trovo, figlio di Silvia Lagorio, una delle due figlie Lelio, che è addetta stampa tra l'altro della prefettura di Firenze. Prego, e collega giornalista. Più che emozionato, direi. Innanzitutto grazie, per me è un piacere conoscere i parenti di Bargellini e Bausi, un orgoglio essere in questo luogo che tra suda storia, si vede, si sente, lo percepisco. Un ringraziamento a chi si è impegnato tanto per onorare la memoria di tre persone che rimarranno nella storia perché hanno fatto la storia. Lo dico con orgoglio, insomma, con tanta emozione. Un ringraziamento ai giornalisti che hanno fatto un lavoro, credo, encomiabile, perché, come amava ricordare Lelio, la memoria del nostro passato è la base per costruire il nostro futuro. Senza dimenticare mai le persone che hanno fatto la storia di questo paese e che hanno dedicato anima e corpo a non solo per la città di Firenze, ma per tutta la nazione. Cos'altro poter aggiungere? Io vorrei, insomma, difficilmente posso fare meglio degli oratori che mi hanno preceduto, però vorrei fare un piccolo ricordo personale seguendo un po' le parole della signora Bausi. Lelio amava veramente ricordare che nonostante le differenze
di opinioni, di ideali. La forza delle persone sta nel sapersi unire, soprattutto nei momenti di grande difficoltà. E mi sembra che tuttora non è che stiamo vivendo momenti particolarmente felici. E questo suo ricordo, secondo me, deve essere una base anche per il futuro, nonostante le diversità che ovviamente ci sono, dobbiamo sia ricordarci che la forza per cambiare e migliorare per chi verrà dopo di noi viene dall'unione e dal cercare di avere un percorso comune per un bene comune. Vi ringrazio. Nei giorni scorsi sono arrivate anche due richieste per tenere un breve intervento a ricordo del senatore Vagellini. Diamo la parola al sottufficiale liberatore Francesco Memoli, portavoce del gruppo del 59esimo corso alluvionato, sottufficiale Carabini. Bene, buonasera e grazie per aver concesso a me, liberatore Francesco Memoli, quale portavoce di 699 colleghi più i 63 tra ufficiali e sottufficiali del personale permanente, comandante compreso, del 59esimo corso sottufficiali dei carabinieri, corso alluvionato evidentemente in quanto eravamo nella scuola fiorentina di Piazza Stazione quel fatidico 4 novembre del 66. Dicevo grazie di poter prendere la parola e portare la nostra testimonianza in questa solenne commemorazione. Opportunità insperata, direi, dato il profondo silenzio in cui siamo stati avvolti tutto questo tempo, salvo l'eccezione del 1986, quando fummo insigniti di medaglia commemorativa di benemerenza, vedete questa, e non senza un pizzichino di rammarico, purtroppo, devo anche aggiungere che saremmo stati ignorati anche in questo cinquantenario, rischiando di rimanerne esclusi se i giornalisti fiorentini, esperti in alluvione, Franco Mariani e Matteo Lattanzi, non avessero raccontato per la prima volta le nostre storie, le nostre vicissitudini, il nostro apporto e gli atti eroici di alcuni di noi, tra i quali anche due medaglie d'argento al valor civile, fissandoli definitivamente su carta nel libro edito da Giunti Editore. Così come l'Associazione Firenze Promuove è stata di grande aiuto nel farci superare le inaspettate difficoltà burocratiche incontrate a Firenze, fin da quando abbiamo notificato il nostro desiderio di tornare sulle strade che ci videro operare affratellati nella tragedia con i fiorentini alluvionati. E proprio con riferimento al libro leggo un messaggio del 97enne generale di corpo d'armata Mario Serchi, medaglia d'argento al valor civile, all'epoca nostro colonnello comandante, il quale, diretto all'autore Franco Mariani, dice: carissimo Franco, ho ricevuto il tuo libro, è un lavoro di grande impegno, documentatissimo, di grande interesse, te ne sono grato, molto grato. Poi il mio ricordo va al comportamento di tutti gli allievi che fu esemplare. Ti ringrazio e auguro a te e alla tua famiglia ogni bene. Mario Serchi. Bene, dei nostri atti eroici, qui è presente uno dei protagonisti che salvò vite umane, mettendo a repentaglio la propria. Si tratta dell'allievo Salvatore Raga.
del suo eccesso in riservatezza, come ci, nel senso che non notificò mai il suo nobile gesto di altruismo, altrettanto fecero altri allievi. Piero Bergellini non è stato solo il sindaco della Giglione, che amava tanto la sua città e i suoi concittadini, è stato un uomo delle istituzioni dalla rara sensibilità, uno straordinario scrittore, un appassionato studioso di storia della sua Firenze, ma anche un padre affettuoso, un sincero amico e soprattutto un uomo generoso, e così è stato per noi, che non dimenticava mai, dico veramente mai, nessuno. Grazie, grazie veramente di cuore a nome mio e di tutti i miei 8 fratelli e sorelle. Grazie. Ringrazio il padrone di casa, il senatore Sergio Zavoli, gli oratori, il presidente Teo Ferdinando Casini, il senatore Enrico Boeni, i due autori del libro, Franco Mariani e Matteo Lattanzi, che ha portato saluti istituzionali, quindi il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Gianni, la presidente del Consiglio comunale di Firenze, Caterina Vitti, a nome del sindaco Nardella, e non ultima, insomma, naturalmente, la promotrice di questa commemorazione, la senatrice Rosa Maria Di Giorgi. Grazie a anche a tutti voi, e numerosi intervenuti, moltissimi arrivati appositamente da Firenze e anche da altre regioni. Grazie ai familiari dei 3 parlamentari e anche a chi ci ha seguito in diretta web e a coloro che avranno occasione in futuro di visionare questo evento a ricordo dei senatori Piero Bargellini, Luciano Pauzzi e dell'onorevole Elio Lavori. A tutti una buona serata. Ringraziare i nostri 2 amici giornalisti e naturalmente anche Francesco Pini, un amico che ha voluto, e lo ringrazio davvero, coordinare questo incontro. Io sono anche un pochino emozionata perché quello che è venuto fuori stasera è un'immagine che va un po' al di là di quelle che sono le cronache che un po' avevamo tutti letto naturalmente di questi nostri 3 grandi personaggi. L'intervento delle famiglie naturalmente ci ha dato una mano in questo. E anche dal filmato di Bausi, che è stato veramente un ritrovamento felice, devo dire, perché mi pare che un po' il modo in cui tutti questi 3 grandi uomini hanno interpretato il proprio ruolo pubblico, la propria responsabilità, ecco, si racchiuda molto in quelle parole, cioè il senso del servizio, il senso del dedicarsi senza contropartite agli altri, cioè una lezione un po' per tutti coloro che hanno incarichi pubblici. Credo che questo sia poi il messaggio che tanti di noi, credo, stasera devono portare a casa, sia come cittadini, sia anche come coloro, come me in questo momento, che hanno pro tempore un incarico. E credo che l'altro aspetto che mi ha colpito, insomma, che è emerso sia dalle vostre parole, anche dai racconti e da parti del libro che sono state qui lette, è questa grande esperienza territoriale, di amministratore territoriale, che diventa la base per un impegno politico anche quando vai fuori dalla città, quando i cittadini sperano in te e ti votano per andare a fare anche qualche altra cosa. Questo un po' ce la sentiamo addosso, qui siamo in Senato e mi va di dirlo, insomma, perché effettivamente io lo noto moltissimo anche con i colleghi e qualche volta ce lo diciamo anche. Chi ha fatto l'amministratore in città, che abbia fatto in un paese piccolo, in una città più grande, ha un altro modo di approcciarsi alla normativa, alle leggi da fare, all'attività parlamentare, che è il nostro compito, rispetto ad altri che probabilmente hanno avuto altre esperienze, ma non hanno avuto direttamente addosso questo, io dico anche meraviglioso, ma comunque pesantissimo fardello che sono i problemi da risolvere quotidianamente per una collettività, perché questo è il grandissimo peso che abbiamo quando siamo amministratori locali, nelle città in particolare, quando
i sindaci che abbiamo ricordato oggi o nella loro veste di vice sindaco per Bausi e Lagorio in quella fase dell'alluvione, ma poi anche come, anzi prima e dopo come sindaci hanno dovuto portare avanti. Cioè è la gente lì, è il popolo, sono coloro, sono i cittadini, sono gli occhi, sono la carne, cioè è il problema vero che hai davanti e che sei chiamato a risolvere. E quindi probabilmente diventi diventi per forza un pochino più saggio, un pochino più concreto, e quindi nella tua vita politica successivamente di questo non ti liberi mai, grazie al cielo, non ti liberi mai, e cerchi, probabilmente interpreti un ruolo in un modo anche diverso, proprio con una modalità che è veramente legata al servizio. Questi tre uomini, da tutto quello che abbiamo raccontato, emergono come grandi servitori delle istituzioni, grandi servitori dello Stato e del Parlamento e o della loro città. E questo mi pare un messaggio fortissimo, anche di esempio, mi commuovevo a sentire il nipote di Lagorio, soltanto perché è il più giovane di tutti, evidentemente con le due signore qui c'è anche un'amicizia anche diversa. Quando un giovane da queste nostre testimonianze di stasera ci dice quelle parole, allora si può sperare, allora possiamo avere fiducia, perché se si coglie questo aspetto di quelle figure, quindi se gli esempi sono questi e se di questi esempi noi sappiamo fare tesoro, perché è questo che manca oggi, anche un po' il rispetto per gli uomini, per i grandi nostri uomini del passato, il rispetto per quelle che sono le loro esperienze e i loro modelli di vita, e quindi anche il modo per ricordare, sono tutte micro storie, sono pezzi di storia, sono le micro storie che costruiscono la storia, no? Ecco, noi stasera abbiamo fatto un pezzo di storia a partire da Firenze, ma abbiamo parlato poi dell'Italia, eccetera. Allora, se l'esperienza di questi grandi uomini, personaggi veri, ricordati, che fanno parte della vita di una comunità, perché i loro nomi a Firenze sono i loro nomi, insomma, tutti sanno qualcosa, tutti se li ricordano, tutti hanno un esempio, tutti si ricordano un'inaugurazione o si ricordano un loro particolare atto. Ecco, se tutto questo diventa modello di vita, di esperienza, anche voglia di partecipare, di far parte delle istituzioni, veniva ricordato dalla Presidente del Consiglio, sta facendo questa pubblicazione, credo sia una pubblicazione, con tutti i consiglieri comunali di Firenze. Sono persone, guardate, ora c'è questo disprezzo per la politica che prima forse c'era meno, per colpa della brutta politica, ma fare politico sia impegnarsi come i nostri tre grandi personaggi hanno fatto, impegnarsi per la politica, come spesso è venuto fuori, per il bene comune, impegnarsi al servizio dello Stato. Qui abbiamo tante divise stasera, ma io, sarà perché sono anche figlia di un poliziotto e quindi la cosa mi colpisce anche in misura particolare, però devo dire, vedere tutti questi uomini che sono al servizio, che sono a disposizione dell'Italia per essere al servizio di tutti i cittadini e di tutti noi, cioè se ci pensiamo sono cose su cui non riflettiamo forse mai abbastanza, e non facciamo mai riflettere abbastanza su questo i nostri figli o i nipoti e così via. Quindi ecco, io credo che da una serata come questa un grandissimo insegnamento per noi, cioè se ci rinfreschiamo un po' le idee, anche noi di una certa età, non è male, grande insegnamento per i giovani, sempre un po' troppo pochi che ci sono, e così, e purtroppo è così. E quindi grazie davvero per l'esempio, per tutti voi e per i racconti che ci sono stati fatti stasera. Grazie davvero a voi due, perché questo vostro libro, nonostante ecco, ci siano stati tanti libri di Firenze, io ho uno scaffale pieno sull'alluvione, tanti libri sull'alluvione, ecco, questo secondo me è veramente un libro innovativo che racconta, che riesce con l'apparato documentario fortissimo che c'è e con le storie che sono riusciti a recepire, ecco, riesce ad essere un libro nuovo, un libro diverso, un libro interessantissimo che effettivamente è molto utile avere e leggere, ecco, questo poi è per noi importante. Quindi grazie davvero, grazie di essere venuti tutti, siete stati, insomma, ne sono molto felice di avervi visto qui, grazie. Ora ci sono...